Buonasera telespettatori della 7. Tra poco tutti i conflitti all'interno del rapporto tra un uomo e una donna, conflitti che sfociano nel dramma, come nel caso di Roberta Ragusa. Ci sono nuovi indizi e nuovi testimoni, o come nel caso delle gemelline Shep, portate via dal padre per vendicarsi dalla moglie che lo voleva lasciare. C'è una pista che porta in Sardegna. Sono state uccise, sono ancora vive, cercheremo di capirlo. E poi parleremo di stalking e di femminicidio. Donne uccise dai mariti e donne che non si rassegnano alla fine di una storia e diventano a loro volta delle stalker. Una di queste stalker la vedremo qui in studio, ascolteremo la sua storia. Tutto questo e molto altro tra poco a Linea Gialla. Vi aspetto. Buonasera amici telespettatori, ci sono conflitti che esplodono all'interno della coppia tra marito e moglie e diventano storie di cronaca nera, come nel caso di Roberta Ragusa, una donna scomparsa nel nulla, è viva, è morta, non si sa. La sua è una storia, è un mistero che dura dal 13 gennaio del 2012. Oltre al corpo di Roberta si cercano altri testimoni. È una ricerca che abbiamo fatto anche noi, a cui abbiamo partecipato anche noi con la nostra Lucilla Masucci, trovando questo. Guardate. Ecco, questa è Roberta, una mamma al saggio di sua figlia. Ne ha anche un altro di figlio, e ha un marito, e delle amiche, e una casa, un lavoro, una vita. Questa è Roberta un attimo prima. Un attimo prima che la sua vita sparisca con lei. L'ultimo fotogramma di quella vita resta fissato in questi occhi. La notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, questi occhi la vedono nella cucina di casa sua, mentre scrive la lista della spesa. Poi si chiudono, prima di mezzanotte, per andare a dormire. Quando si riaprono, Roberta non è lì. Scomparsa. Sono gli occhi di Antonio Logli, suo marito. Per la procura di Pisa, l'assassino di Roberta Ragusa. Insieme a lui finiscono nel registro degli indagati Baldemaro Logli, suo padre, e Sara Calzolaio, la sua amante, la babysitter dei figli di Roberta. Per mesi gli inquirenti si concentrano sulla ricerca di un corpo. Il 29 settembre scorso, quelle ricerche ripartono da un terreno molto vicino a casa di Roberta, la casa dove è stata mamma, la casa dove è stata moglie. Abbiamo fatto un lavoraccio qui davanti, sono venuti la mattina di domenica alle 6 a rompere coglione a tutti. Non serviva a nulla. Non serviva a nulla. È questa l'idea dei vicini di casa Logli. Il giorno della scomparsa di Roberta, quel terreno era appena stato ripulito. Che se avessero fatto qualcosa del genere, sarebbe visto. Comunque voi quella sera non avete sentito niente? Nulla. Poi la notte dormi camera, che baia, che ci avrebbe svegliato. La verità si trasforma continuamente nel suo contrario. Diventa fondamentale per gli inquirenti la testimonianza di quelli che hanno visto. E quella testimonianza arriva. La settimana scorsa un uomo dichiara di aver visto Roberta la notte della sua scomparsa. Lui è in bicicletta e lei attraversa la strada, proprio vicino casa sua, in pigiama. È confusa, forse era l'una del mattino, forse l'una e un quarto, forse c'era anche un altro uomo in un'altra auto, forse gli occhi azzurri, grandi, troppi forse. Sull'attendibilità del nuovo test, per giorni, la procura non si esprime. Il nuovo test finisce in carcere, per percorsi al padre e stalking alla sua compagna. Cerchiamo Agello, suo padre. Signor Camoscini? È in questa casa che il signor Camoscini viveva con suo figlio. Cosa siete venuti a fare qui?
Lei, signor... No, io sono il signor Camoscini, ma cosa siete venuti a fare? Non mi dovete rompere i coglioni! Non mi devi chiedere niente, io non so niente, capito? Ma voi, ciaffone, da attaccare al muro? Niente, non c'è verso di parlare con questo signore. La telecamera ve la spacco io. Parliamo un attimo come è esasperato. Io non sono una persona. Dalla cronaca, dalle domande, dalle stranità ad un fatto che gli sta travolgendo la vita. Allontaniamo la telecamera, gli spieghiamo, lentamente. E lentamente questo padre ferito sceglie di parlare con noi. Avete mai parlato di Roberta con suo figlio? Mai. Suo figlio quindi secondo lei non è attendibile? Ma la sera ritornava, aveva bevuto, come fa a essere attendibile uno e bere? Purtroppo era in carcere. Chiediamo se conosce l'uomo in auto di cui parlava suo figlio, l'altro uomo che avrebbe potuto vedere Roberta. Mai sentito parlare, mi dispiace. Non lo sa il signor Camoscini, la sua parte in questa storia finisce qui. Grazie, coraggio, arrivederci. Eppure la testimonianza non attendibile di suo figlio potrebbe portare a un nuovo testimone. L'ipotesi della procura è che il figlio del signor Camoscini possa aver riportato il racconto di un altro uomo, un teste attendibile, che potrebbe realmente aver visto Roberta la notte della sua scomparsa. Un teste attendibile che avrebbe potuto vedere Roberta la sera della sua scomparsa. Chi è questo teste? Lucilla Masucci. Ecco, tutti quei forse trovano una risposta. Proprio stamattina è stato sentito questo teste, che è un vigile del fuoco. Quindi non si capisce perché per 20 mesi non abbia detto quello che oggi ha dichiarato in procura, e cioè che avrebbe visto Roberta Ragusa salire su un SUV proprio in Viadini, di fronte casa sua. È un'informazione importantissima. Tra l'altro, Salvo, l'unico avvistamento che non è mai stato smentito è stato proprio il primo, la notte della sera della scomparsa di Roberta. Al centro di Pisa, due ragazze in un bar, in un pub, vedono una donna entrare, prendere una bottiglia d'acqua, uscire e salire su un SUV scuro. Quella donna non si è mai presentata in procura ed è l'unico punto interrogativo dei mille avvistamenti che sono stati smentiti su Roberta. Quello resta l'unico che non è mai stato smentito. Quella donna saliva su un SUV, il teste vede Roberta su un SUV la sera della sua scomparsa di fronte casa. Grazie per questi aggiornamenti intanto a Lucilla Masucci. Professor Mastronardi, ammettiamo che Roberta sia morta. Come è possibile sbarazzarsi di un corpo senza lasciare tracce? In questo caso, come avrebbe potuto fare Antonio Logli? È sempre possibile. Ora, chiaramente, conoscono tutti il mio pensiero, sanno tutti che io non già sono colpevolista né innocentista, ma garantista fino a Cassazione. Per cui, detto questo, che comunque un corpo, come è possibile? È possibile, se noi pensiamo per esempio a Sara Scazzi. Sara Scazzi, grazie allo zio, è stato ritrovato il corpo in quel pozzo, perché se lo zio non avesse parlato, il corpo poteva restare lì chissà per quanto tempo, nonostante i cani, nonostante i georadar, nonostante tutto quello che abbiamo a disposizione come presidi operativi. La criminalistica insegna è particolarmente, al giorno d'oggi è particolarmente attrezzata, però nonostante ciò, ecco, se si conosce un posto ignoto a chi che sia, tutte le ricerche possibili ed immaginabili, e abbiamo attestazioni di corpi che sono stati trovati a distanza di 3 mesi, di 4 mesi, pur essendo passati lì vicino. Dobbiamo dire, professor Mastronardi, che Antonio Logli non è stato processato per questo omicidio, è indagato. Non è imputato. Esatto, chiariamo. È un indagato, ma è indagato per omicidio e occultamento omicidio di cadavere. E occultamento. Quindi l'ipotesi che sta seguendo la procura di Pisa è questa. Però non è strano, Sara Viola, che Antonio Logli non abbia mai partecipato alle ricerche della moglie, viva o morta che sia. Hai aperto parlando di conflitto. Io credo che la risposta a questo mistero si debba trovare proprio all'interno della dinamica di questa coppia. Anch'io, come il professore, sono garantista fino alla fine. Ma sicuramente questo marito e questa moglie erano molto distanti e da molto tempo. Che in questa distanza si fosse inserita un'altra donna, lo sappiamo, è fatto comune. Chissà,
Roberta, se ha cercato da qualche parte la consolazione dei suoi momenti di solitudine, se ha avvicinato qualcuno che ha potuto arrivare a farle del male, anche soltanto per averla. Abbiamo descritto Roberta come una mamma premurosa, una moglie attenta. Probabilmente non avrebbe mai lasciato la sua famiglia e un uomo innamorato di lei avrebbe anche potuto volerla rubare a quella realtà. Sono tutte ipotesi. Sicuramente Roberta non ha lasciato volontariamente la sua casa. Questo è il pensiero della nostra Sala Viola. Prego. Ci manca un altro elemento però che la Procura non ci dà modo di conoscere. Io ho preso parte, ho consigliato in un certo passaggio il questore per alcune indagini, quindi qualcosa posso averla anche certo. Ipotizzata. Ma c'è un dato che a noi manca, cioè Roberta Ragusa ha chattato con qualcuno, ha comunicato con il suo telefonino, ha chiesto aiuto in questo momento storico particolarmente tensivo per lei, ecco, e a chi? E quella persona lì, ecco, come ipotesi alternativa, può essere stato magari il responsabile? Chiediamocelo perché è doveroso fare delle ipotesi alternative. È giusto farsi tutte le domande. Abbiamo visto Simona Bertuzzi, buonasera, collega di Libero, che non ci sono tanti testimoni disposti a parlare. Si contano sulle dita di una mano le persone che sono andate dai magistrati a raccontare quello che sapevano. Abbiamo sentito poco fa dalla Masucci che si sarebbe presentato un vigile del fuoco che ha visto Roberta salire su un SUV. Perché secondo te la gente non parla? Perché Gela è un paese piccolo e la gente ha paura? Ma sicuramente influisce. Parliamo di un paese di 1800 abitanti, non parliamo di una città come Milano o Roma, dove una persona può presentarsi in procura senza nessun timore. Parliamo di un paese dove tutti conoscono tutti e tutti sanno quello che fanno tutti. Quindi sicuramente c'è la paura di esporsi, la paura di venire allo scoperto, ma anche la paura in qualche modo di violare quella che è una comunità chiusa, perché tutti i piccoli paesi sono comunità molto chiuse. E forse, mi viene in mente, anche c'è un po' di sfiducia nei confronti della giustizia, cioè un po' di paura di essere sbattuto. Forse per come trattano i testimoni, è possibile? Paura di essere sbattuti in prima pagina, esatto. Paura di finire nel mirino, sicuramente. Almeno a mio avviso una certa sfiducia potrebbe aver influito. Vi voglio far vedere delle foto inedite. Eccole qua. Si riferiscono ad Antonio Logli e Roberta Ragusa. E forse le possiamo vedere a tutto schermo. Sembrano felici. A quando si riferiscono queste foto, Lucilla? Sono le foto del loro tempo migliore. Erano fidanzati, si sarebbero sposati di lì a poco. Qualcuna è anche dopo il matrimonio, nei primi anni. È una coppia che si amava molto, si sono conosciuti mentre Roberta faceva lezioni di guida e lui insegnava e la faceva ridere, è questo che ci racconta un'amica, la faceva ridere e Roberta è una persona un po' contenuta, ha un'educazione rigida, i genitori molto anziani, lui invece la faceva ridere e sono le foto del loro tempo migliore, le foto dell'amore, Salvo. Le foto dell'amore, di quando si amavano Antonio e Roberta. Non aveva tante amiche Roberta, a quanto pare. Anche perché, a proposito delle amiche, Antonio Logli, il marito di Roberta, ha detto alla nostra Lucilla Masucci una frase molto chiara. Questa, ascoltatela con attenzione. Mia moglie non aveva amiche. E dato che sono venute fuori tutte le mie amiche, a chi posso rivolgermi per farmi raccontare Roberta? Chi è che la conosceva bene? Mia moglie ha un'amica, un'unica amica. Chi è? Non glielo dico. Io non glielo dico davvero. Avete sentito, Logli? Roberta non aveva tante amiche. Aveva un'unica amica. E noi, quell'unica amica, siamo andati a cercarla. Mia moglie non aveva amiche. E dato che sono venute fuori tutte le amiche, a chi posso rivolgermi per farmi raccontare Roberta? Chi è che la conosceva bene? Mia moglie ha un'amica, un'unica amica. Chi è? Non glielo dico. Io non glielo dico davvero. 20 anni di un'amicizia solida, fraterna, di quelle che ti permettono di raccontare i difetti con affetto. Quando abbiamo incontrato il signor Antonio Logli, il marito di Roberta, ci ha detto in maniera secca: Roberta ha un'unica amica. Sei tu? Penso di sì. Sono l'unica che da anni entra
in casa non c'è nessun altro che io abbia visto con questa regolarità. Solo io la sopporto, perché è insopportabile. Non si può parlare di Roberta come una persona simpatica. Quando c'è qualcosa che non le piace e la infastidisce, non è che si fa problemi a dirlo. Antonio è una persona molto di compagnia, ecco, fra i due sicuramente è Roberta quella che è un po' meno di compagnia. Non è molto incline alla risata o agli scherzi. E questa cosa pesava ad Antonio? No, a volte quando Roberta ha rimproverato anche per cose sciocche Antonio rispondeva sì, va bene Roby, va bene, insomma. Roby, è così che la chiama Antonio nel loro tempo migliore. Roberta e Antonio all'inizio della loro storia erano sempre insieme. Penso che fossero una coppia affiatata e innamorata. Poi in seguito non so che cosa li ha in qualche modo allontanati. Non può saperlo questa amica, perché Roberta negli ultimi tempi si chiude, è sfuggente, lontana. Io penso che non volesse in qualche modo esternare i suoi problemi o raccontare i suoi problemi. E forse proprio le cose che Roberta non dice esplodono il giorno della sua scomparsa. Quel giorno la sua amica è lì a sostenere Antonio, ma non è il momento delle domande. Il giorno dopo ho chiesto ad Antonio se avesse avuto in qualche modo delle liti con Roberta e lui mi rispose di no. Tu gli hai creduto? Sì, in quel momento sì, gli ho creduto. E oggi gli credi? No, penso che comunque, sicuramente, nei giorni precedenti, ma non so indicare che hanno avuto delle discussioni, penso che sia abbastanza credibile, però è quello che penso, non quello che so. Il papà di Antonio, Valdemaro Loghi, sostiene che Roberta sarebbe andata via con un altro uomo. No, io escludo, anche perché da donna penso che dovrebbe essere accidenti che uomo per andarsene nella notte in quel modo, lasciando i figli, pigiama, ciabatte, senza soldi. Non era tipo da fare questa cosa qui. Anche dopo la scomparsa di Roberta, questa amica continua ad andare a trovare i suoi figli a casa di Antonio. Antonio continua a sostenere che Roberta se n'è andata volontariamente. Poi, vabbè, cerchiamo sempre di restare su un terreno neutrale senza scendere in particolari. Pensi che sia stato Antonio? No, non penso che sia stato Antonio. Non credo che sia stato Antonio. Non voglio pensare che sia stato Antonio. Non voglio pensare che sia stato Antonio, dice questa donna Sara Viola, ma che tipo di rapporto si instaura, ammesso che Roberta avesse una sola amica tra due donne della stessa età? Solo un rapporto di confidenza? L'amicizia tra donne, Salvo, è molto difficile, è un bene veramente raro. Le donne sono amiche facilmente quando c'è una crisi, quando una delle due è un po' giù, quando una delle due è meno, come dire, ha meno numeri da giocare. E quindi è possibile che nelle fasi di difficoltà ci sia una vicinanza tra donne. L'amicizia, a mio modo di vedere, è un'altra cosa, ha a che fare con il bene, ma una vicinanza sì. E infatti questa amica, insomma, la dice com'è. Di Roberta parla anche in termini molto franchi. Roberta, a quanto dice l'amica, aveva un carattere anche abbastanza pesante, forte, abbastanza difficile. E allora si delinea sempre meno il quadro dell'angelo del focolare che scompare misteriosamente, ma si delinea sempre di più quello del conflitto tra una coppia in crisi profonda. Anche perché, professor Mastronardi, se Roberta, visto che era una mamma attenta, una mamma attaccata ai suoi figli, esatto, si fosse allontanata da sola, forse si sarebbe preoccupata poi di farlo sapere ai figli, no? Ma non conosco nessuna mamma, eccetto pochissime, in rarissimi casi, nessuna mamma che dopo essersi allontanata autonomamente non si sia fatta viva in qualche modo
con i figli. Ognuno sente i propri figli come se fossero un prolungamento della propria persona, ha bisogno di telefonare. Due sentimenti estremamente intangibili, ma molto forti, sono l'amore e l'aria, senza cui non possiamo vivere, e l'amore verso i propri figli ancora di più. Non dimentichiamoci che sì, accanto ai figli di Roberta c'è un'altra donna. Questo per una madre è un elemento ancora di più per farsi viva, per farsi sentire. Certo. Quello è territorio affettivo suo. Stai parlando ovviamente di Sara Calzolaio, la donna con cui Antonio Logli si è rifatto una vita. Pino Aprile, giornalista, scrittore, l'amica di Roberta Ragusa, l'abbiamo sentita. Ha detto c'erano dei conflitti, c'erano dei problemi, però escludo che sia stato lui a uccidere Roberta Ragusa, che sia stato il marito. Nonostante tutto questo, però, Logli continua a essere tranquillo. Come la dobbiamo interpretare, questa sua tranquillità? Beh, se non c'entra niente, e più il tempo passa, più può dimostrare che lui non c'entra niente. E se parliamo, ovviamente, molto in ipotesi, anzi, parliamo di un caso che non è lui, quando qualcuno non c'entra niente, il tempo tende a dargli ragione, anche se poi rischia di restargli addosso un'aura di sospetto, eccetera. Se invece c'entra qualcosa, più il tempo passa senza conseguenze, più diventa probabile, almeno ai suoi occhi e non solo ai suoi, che la passi liscia. Che la passa e resta liscia. Comunque nel caso dei, il professore ovviamente ne sa più di tutti in materia, ma nel caso di, non sappiamo se delitti o comunque casi del genere, cioè in cui c'entra la famiglia, una famiglia che esplode, vale la legge quasi sempre dell'ultimo contatto, cioè chi per ultimo ha avuto un contatto con la presunta vittima, nella gran parte dei casi è l'autore. Simona Bertuzzi, abbiamo sentito Logli molto categorico sulle amiche di Roberta. Sì. Non aveva tante amiche, ne aveva soltanto una. Ci si chiede come fa Logli a esserne così sicuro, no? Sì, una dichiarazione che può stupire, perché come fa un marito a presumere, ad affermare con tanta sicurezza? Però abbiamo sentito l'amica, che l'amica stessa dice Roberta aveva un po' un caratteraccio, tra virgolette, comunque era una persona abbastanza difficile, quindi è possibile che Roberta effettivamente avesse una sola amica. E poi bisogna considerare che il marito, in questo caso, partendo dalla presunzione di innocenza di questa persona, ovviamente opera una sorta di difesa rispetto a tutte le dichiarazioni, alle testimonianze che si stanno accumulando. Abbiamo letto anche di donne che hanno detto sia un caratteraccio, una persona vendicativa. Ovviamente deve anche tutelarsi rispetto a persone che possono dichiarare qualunque cosa, e anche una famiglia, infatti mi pare che abbia ricordato la necessità di difendere e tutelare anche i figli. Come vedete, il nostro regista Ermanno Corbella vi sta mettendo in sovraimpressione il numero di telefono del nostro centralino 0287317, un centralino aperto tutti i giorni della settimana, ma soprattutto adesso, mentre siamo in diretta. Se avete delle testimonianze, delle notizie che ci volete far sapere, i nostri redattori sono pronti a raccogliere le vostre telefonate, oppure se volete scrivere a linea gialla, lineagialla@la7.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Allora, dottor Portera, buonasera anche a lei. Roberta Ragusa l'hanno cercata anche con un georadar in un campetto davanti casa. Quali sono le difficoltà di una serie di ricerche fatte col georadar? Sì, prima di tutto volevo un attimino spiegare in cosa consiste un georadar, perché spesso ne parliamo in vari casi di cronaca, però ancora forse il nostro pubblico non ha ben capito. Fa bene a spiegarcelo, grazie. È un, praticamente si parla di uno scanner che è applicato a una piccola ruspa, possiamo anche vedere in, con il contributo fotografico, e questo scanner ci permette di fare delle verifiche nel suolo e andare a vedere al di sotto di 2-3 metri, poi dipende ovviamente poi dal macchinario, che cosa è presente nel sottosuolo. Quindi è uno strumento che solitamente viene usato nella geologia, che serve a vedere di che tipo è fatto il terreno, e in questi casi, in casi criminalistici, ci permette anche di vedere se ci sono delle buche o eventualmente delle anomalie tipo
dei corpi che potrebbero essere stati sotterrati. I limiti di questi strumenti sembrerebbero essere appunto le tempistiche, perché considerate che uno scanner per fare una buona verifica si deve muovere di qualche centimetro per minuto. Immaginate diversi campi, diverse territori da dover investigare, il limite ovviamente in questo caso è la tempistica di queste azioni. Non c'è dubbio. E in alternativa al georadar, dottor Portera, cosa si può fare? In alternativa è oramai sempre più diffuso l'utilizzo dei cani. I cani che a seconda di come vengono addestrati si possono differenziare in tre grandi categorie, che sono i cani cosiddetti molecolari, che ricercano le tracce olfattive di una persona che si è persa in quei momenti, o i cani per la ricerca di tracce ematiche e i cani per la ricerca di residui cadaverici. In questo caso probabilmente sono stati utilizzati quelli per individuare cadaveri. Nel momento in cui i cani individuano, ovviamente molto più velocemente rispetto a un georadar, l'area in cui deve l'operatore scavare, si fermano, si focalizzano in quell'area, si fa uno scavo e dopodiché il test del DNA che spesso citiamo, in quel caso ci può dare la conferma eventualmente se abbiamo trovato dei residui umani e se sono umani, se eventualmente appartengono alle persone che stiamo cercando. I cani sono strumenti utili, ma non sempre vengono considerati tali dai magistrati che lavorano sul campo e che fanno indagini, come nel caso di Yara Gambirasio. Ne parleremo anche stasera proprio con il dottor Portera. Vi voglio leggere alcuni tweet che stanno arrivando al nostro Linea Gialla La 7. Ci scrive Sabrina dicendo: purtroppo non riusciranno a incriminare Logli per mancanza del cadavere e la farà franca. E ancora Viviana Governi scrive: purtroppo il corpo della povera Roberta Ragusa non si ritroverà, il marito lo sa bene. Inceneritore scrive col punto interrogativo. In realtà vi ricordo che Antonio Logli in questo momento è soltanto indagato e che nell'inceneritore sia le forze dell'ordine che i magistrati hanno controllato non ci sono tracce, almeno conosciute, no Lucilla Masucci? Tu stessa sei andata all'inceneritore. Esattamente, ma poi l'avevamo detto nella scorsa puntata, un inceneritore non è in grado di distruggere un corpo umano, soltanto materiali selezionati, quindi un corpo uscirebbe intatto da un inceneritore. Seguiremo ancora la storia, amori come quello tra Roberta e Antonio, che finiscono nel nulla, come in questo caso, oppure che hanno finali tragici, come l'amore tra il papà e la mamma delle gemelline Shep, ve le ricorderete, scomparse nel nulla. Sono vive? Sono morte? Che cosa ha fatto davvero il padre di queste straordinarie, stupende bambine? Qualcuno giura di averle viste in Sardegna ultimamente, e in Sardegna è andato l'inviato di Linea Gialla. Tra poco ripartiremo da qui, a Linea Gialla. Restate con noi. Dove sono Alessia e Livia? A nulla servono le ricerche in Italia, Francia, Svizzera e Corsica. Delle due bambine non vi è alcuna traccia. Bentornati a Linea Gialla. Quella che vi raccontiamo è la storia di una vendetta, quella di un marito nei confronti della propria moglie che lo voleva lasciare. È la storia di due gemelline, di due bambine, Alessia e Livia Shep. Loro padre le ha rapite, si è suicidato e si è portato nella tomba la risposta all'interrogativo più grande. Sono ancora vive? Erika Crispo, sentiamo. Saint-Sulpice, Svizzera. Il 29 gennaio 2011, Mattias Shep va a prendere le figlie, le due gemelle di 6 anni, Alessia e Livia. Trascorre il weekend con loro, come è solito fare da quando si è separato dalla moglie, Irina Lucidi. Il 29 e 30 gennaio, quindi, l'uomo trascorre il fine settimana con le figlie, in Svizzera. Ed è proprio alle 13.30 di domenica che le piccole Alessia e Livia vengono viste con certezza vicino alla casa del papà. Nel pomeriggio l'uomo manda un SMS all'ex moglie. Riporto io le bambine domattina a scuola. Irina risponde: portale a scuola alle 7. 10 minuti dopo, la replica di Shep. Le bambine hanno bisogno di me. Alle 19.30 la donna scrive: la prossima volta dobbiamo organizzarci meglio. Quando invia gli SMS, Shep è già in viaggio. Alle 18.04 è per strada, a Ginevra. Alle 18.21 è già in Francia, sull'autostrada vicino ad Annecy.
alle 19.38 e a Saint-Bonnet-des-Mours, alla periferia di Lione. Il giorno dopo, lunedì 31 gennaio, Mattias è a Marsiglia. Il suo cellulare è spento ed è quindi impossibile da adesso in poi risalire a lui dalle celle telefoniche. Ma la sua Audi A6 nera risulta parcheggiata nella cittadina francese e alcune telecamere di sicurezza lo riprendono mentre preleva un bancomat. Quel giorno ritira oltre 7.500 euro da 5 banche diverse. Da Marsiglia scrive una cartolina a Irina dicendole che non riesce a vivere senza di lei e acquista 3 biglietti per la Corsica. La sera si imbarca sul traghetto diretto a Propiano. Sulla nave, vari testimoni dichiarano di aver visto l'uomo con le due bambine e di averle sentite piangere. Da qui in poi, però, non ci sono più certezze. Incrociando le testimonianze, risulta probabile che la mattina del 1 febbraio Mattias sia sbarcato a Propiano, nel sud dell'isola. Ma non si sa se con lui ci sono anche Alessia e Livia. Una testimone, però, sostiene di averlo visto parlare con una donna bionda intorno alle 9.30 nella cittadina corsa. Con lui ci sono anche le bambine. Mattias si rimette in viaggio e con la sua Audi raggiunge il nord della Corsica, diretto a Bastia. Ci vogliono circa 3 ore per raggiungerla. Quel che è certo è che la sera si imbarca sul traghetto che lo riporta in Francia, a Tolone. Acquista un solo biglietto. Alessia e Livia non sono con lui. È il 2 febbraio. Mattias si dirige verso la frontiera italiana che varca a Ventimiglia, dove il passaggio della sua auto viene registrato. Il giorno dopo, giovedì 3 febbraio, viene visto a Vietri sul Mare, sulla costiera amalfitana. È a pranzo in un ristorante da solo. Poche ore e raggiunge la Puglia. A Cerignola mette quasi 6.000 euro all'interno di varie buste e le spedisce all'ex moglie. Le scrive anche un'ultima lettera. Poi, alle 22.47, si suicida lanciandosi contro un Eurostar in transito alla stazione di Cerignola Campagna. Dove sono Alessia e Livia? Sembrano svanite. A nulla servono le ricerche in Italia, Francia, Svizzera e Corsica. A nulla le segnalazioni sulla pagina Facebook attivata per ritrovarle. Delle due bambine non vi è alcuna traccia. Il viaggio di Shep sembra organizzato nei minimi particolari. 2 giorni prima di partire, Mattias aveva ricevuto una mail in cui l'ex moglie reiterava la domanda di divorzio. Non ci sono dubbi che l'uomo soffrisse molto questa separazione. La mail potrebbe quindi aver fatto nascere in lui strane idee, come confermato dal computer del suo ufficio, da dove risulta che Mattias abbia cercato informazioni sui traghetti per la Corsica, sul suicidio e sul modo migliore per uccidere con il veleno. Le tappe del viaggio sono molto significative. Si tratta di luoghi di vacanza dove la famiglia Shep in passato aveva trascorso momenti felici, ma gli interrogativi e le stranezze non finiscono qui. Nella casa svizzera di Mattias vengono ritrovati gli effetti personali delle bambine e i 2 seggiolini da auto. Perché non li ha portati con sé? E il registratore distrutto trovato sui binari dalla squadra mobile di Foggia contiene forse la chiave del mistero? E poi c'è quell'ultima inquietante lettera scritta da Cerignola. Le bambine riposano in pace, non hanno sofferto. Parole che cancellano ogni speranza. I corpi delle 2 gemelline, però, non sono mai stati ritrovati. E la mamma Irina non si arrende. L'interrogativo più grande rimane uno. Dove sono Alessia e Livia? Anche in questo caso siamo di fronte a un conflitto dentro la coppia che si trasforma in tragedia. Sara Viola, ma un marito che non si rassegna può rivalersi sulle figlie come in questo caso? Io credo che lui non l'abbia fatto perché penso che le bambine non ci siano più. Non l'abbia fatto per vendetta. L'abbia fatto per disperazione. Penso che noi dovremmo essere coscienti di avere una psiche e ascoltare la nostra e quella degli altri. Quando lui dice le bambine hanno bisogno di me, lui dice che vanno nello stesso posto e lui si è suicidato. Quando lui dice non posso stare senza di te alla moglie, intende dire che non ce la fa ad andare avanti e con lui porta le persone che amava di più. Difficilmente un uomo uccide per vendetta, un uomo uccide dei bambini per disperazione. È la donna di solito, Salvo, che uccide i bambini. E allora nella donna, siccome pensa ai figli come qualcosa di suo, ci può stare anche un atteggiamento aggressivo, spietato. Ma nell'uomo che uccide i suoi figli, nel maschio che uccide i suoi cuccioli, c'è la disperazione. Aprile, questa non è solo la storia di un uomo che decide di farla finita. È
la storia di un uomo che toglie a sua moglie le cose che ha di più caro, cioè le due bambine, ma non uccide la moglie. La lascia in vita, ma la lascia nel dubbio. Il dubbio di non sapere se sono vive o morte. Se ha senso l'ipotesi non della vendetta, e io credo che in questo la dottoressa abbia ragione, l'altra lettura è che un uomo, una persona, investe nella creazione di un nucleo, che è la famiglia, che investe in questo caso completamente se stesso, cioè non vede altro mondo oltre quello. Per cui quando quel suo mondo lo vede finire, lo distrugge, perché tant'è che non uccide la moglie, perché è già fuori da quel mondo, se ne tratta fuori lei, per cui lui distrugge se stesso e le figlie, che sono, come dire, il mondo che non deve sopravvivere, perché è andato a male, non ce l'ha fatta a concludere un percorso di vita, di idee, di affetti, eccetera. Professor Mazzonardi, voglio rimanere attaccato a una speranza. E se invece Matthias Schepp ci avesse fatto credere di averle uccise, le sue figlie, e le avesse lasciate vive invece? Magari. Io ho continuato sempre a pensarlo, a sperarlo, ma la tipologia di questo tipo di delitti, lasciatemeli chiamare così, hanno a che fare con quello che gli americani, e che ho studiato con l'italo-americano George Palermo, abbiamo fatto un bel libro appunto mirato ai family mass murder, e quindi esaminando 105 casi identici a questo ci siamo resi conto abbiamo visto che la miscela esplosiva è caratterizzata da tre caratteristiche, cioè bassissima soglia di tolleranza allo stress rispetto ad un altro genitore che non uccide in situazioni analoghe, depressione e narcisismo particolarmente accentuato, cioè la necessità di superiorità ad ogni costo. Questo porta quindi a far che cosa? Purtroppo questa è la tipologia che ha portato, come fu per il caso identico, per molti punti, sotto molti punti di vista, proprio, sembra proprio la fotocopia, Tullio Brigida, non so se lo ricordate, Tullio Brigida a Roma, fu lui che fece ritrovare i corpi delle tre figliole che le aveva sepolte lui stesso da qualche parte nel Lazio, vicino Civitavecchia. Ora, a questo punto ecco che io dubito che siano ancora in vita, la collega diceva appunto, lasciava trapelare questo dubbio. Continuiamo a sperare, non voglio deludere le speranze, non voglio uccidere le speranze in chi sappiamo bene che è lì ancora aggrappato alla possibilità che da qualche parte ci fossa saltino essere, fuori, anche solo, perché ma da qualche c'è parte del suo animo, del padre, sia venuto fuori un timore di nuocere a queste bambine, e quindi fino all'ultimo istante salviamole da qualche parte. Ma c'è una pista che porta in Sardegna e ne parleremo tra poco, ma intanto gli interrogativi sono tanti. Sono vive le bambine? Il padre Matthias Schepp le ha nascoste da qualche parte, oppure le ha uccise e non torneranno mai? Tanti sono gli scenari possibili, tantissimi i dubbi, tante le ipotesi. Ha provato a metterle in fila Fiore De Rienzo. Sentiamo. Questo luogo si chiama Fosso del Querceto, a Cerveteri, tra Roma e Civitavecchia. Qui Tullio Brigida portò i carabinieri per scavare, per far ritrovare i corpi dei suoi tre figli. Li aveva uccisi collegando un tubo di plastica allo scarico dell'auto. I bambini erano morti in pochi minuti. E li avevo uccisi in odio alla moglie, Stefania, per infliggerle il più atroce dei dolori. Anche per noi, un graffio di orrore nell'anima che evoca incubi ancestrali, antiche trame tragiche. Medea uccise così i figli avuti con l'uomo che aveva perso e del quale volle cancellare ogni traccia. Ma la mamma dei fratellini Brigida ormai sa dove portare il suo dolore. Conosce la tomba dei suoi figli. Il padre alla fine ne fece ritrovare i corpi. Il piano, la vendetta contro Irina di Matthias Schepp, non ha invece ancora un finale.
Per questo non possiamo che partire dalla fine, dall'apparente epilogo di questa storia che può ancora oggi essere raccontata solo per ipotesi. Due soltanto sono i fatti certi. Mattias Scepp ha portato via le due figlie domenica 30 gennaio 2011 dalla sua casa di Saint-Sulpice in Svizzera e la sera del successivo giovedì 3 febbraio ha parcheggiato la sua Audi con targa svizzera nei pressi della stazione dei treni di Cerignola, in Puglia. Poi ha raggiunto il marciapiede lungo i binari e si è lasciato cadere davanti alla motrice dell'Eurostar che transitava a 150 km all'ora. Anche questo gesto estremo prevede due possibili interpretazioni. La prima è che dopo aver vagato per l'Italia in un viaggio che lo portasse sempre più lontano dalla sua colpa, l'uccisione delle sue figlie, alla fine non abbia retto e si sia punito suicidandosi. L'altra è che invece abbia voluto ancora una volta punire Irina, la moglie, che ai suoi occhi aveva distrutto quella che lui solo, vedeva come una famiglia perfetta. Uccidendosi, le negava la possibilità di sapere cosa fosse successo davvero. E il dolore, l'angoscia, lo strazio sarebbero stati per sempre. Non restano quindi che le ipotesi. Alcune contemplano l'uccisione di Alessia e Livia. Una, la possibilità che siano sopravvissuti. La domenica Mattias ha affidato ad un vicino le bambine. Non lo aveva mai fatto prima. È sparito per due ore. Per fare cosa? In casa sono poi stati trovati degli scarponi infangati. Quando è tornato ha preso le gemelline ed è partito. Ci sono quasi due ore di buco nelle tracce che ha lasciato nei suoi spostamenti successivi. E un testimone racconta di aver visto quel pomeriggio un uomo trascinare un grosso trolley in un bosco nei pressi di un lago, non lontano dalla casa di Scepp. Le ha sepolte lì, nel bosco. Dopo essere stato a scavare nelle ore precedenti, le ha uccise subito. Come? Dove? Le ricerche sul luogo in seguito non hanno avuto alcun esito. È un fatto però che dalla casa di Scepp manca davvero un grosso trolley. O forse non le ha uccise subito. I tre biglietti che compra a Marsiglia per il traghetto per la Corsica significano davvero che le bambine erano ancora con lui, che si sono imbarcate con lui, che lui le ha portate con sé nella cabina della nave. Una donna ha poi testimoniato di aver sentito una bambina piangere in una cabina quella notte. Era Alessia? Era Livia? È stato allora che il loro papà le ha uccise, seguendo il suo folle piano di vendetta. E poi forse ha usato il grosso trolley per trasportare i corpi sul ponte della nave, deserto di notte e poco illuminato. Ha gettato quel fardello in mare. L'ultima ipotesi nasce da alcuni avvistamenti raccontati pochi giorni dopo la scomparsa delle gemelle. Avvistamenti in Corsica, in luoghi diversi. Uno vede Mattias e le figlie da soli. Un altro testimonia la presenza con loro tre di una donna bionda. È la terza ipotesi, quella che dà la speranza che le due bambine siano state lasciate sull'isola, forse per essere portate in Sardegna, secondo le voci che si stanno verificando in questi giorni. Si spera ovviamente che l'ultima ipotesi abbia un fondamento e che ci possa essere uno scenario simile che veda le bambine affidate a qualcuno che le abbia portate anche più lontano dalla Sardegna. Ma in ogni caso si è compiuto il piano di Mattias Scepp per dilaniare l'anima della donna che non poteva più avere. E perciò ha anche rinunciato alle sue figlie. Lui che pretendeva di averle in affidamento esclusivo. Da Cerignola, dal luogo in cui Mattias Scepp si è tolto la vita, è collegato Alfredo Fabrocini, dirigente della squadra mobile di Foggia che si è occupato all'epoca del caso delle gemelline Scepp. Saluto il dottor Fabrocini, buonasera dottore, che vedo insieme al nostro inviato Vito Francesco Paglia. Buonasera a entrambi, dove vi trovate esattamente?
Buonasera Salvo, siamo a Cerignola, Campagna, e accanto a noi abbiamo i binari dove Mattias Schepp si è tolto la vita, appunto il punto finale. Siamo assieme al dottor Fabrocini, del capo della squadra mobile di Foggia, che da sempre ha seguito questa inchiesta. Possiamo fare un attimo il punto di questa inchiesta? Che cosa è accaduto dal 2011 ad oggi? Beh, nei primi mesi delle indagini, come sa, abbiamo cercato di controllare ogni particolare, di cercare dappertutto qualsiasi segnale avesse lasciato sulla sua strada Mattias Schepp. Abbiamo trovato delle piccole tracce, abbiamo cercato di ricostruire tutto il percorso. Non ci siamo mai fermati, non ci fermiamo nemmeno adesso, ma adesso ci abbiamo molto molto poco da cercare. Aspettiamo giusto qualche segnalazione, qualche nuova indicazione, perché tutto quello che potevamo fare all'epoca in quei primi mesi è stato fatto. Quali sono gli elementi che avete raccolto proprio poco dopo l'incidente di Mattias Schepp? Beh, lui ha cercato di fare in modo da renderci il lavoro difficile, si è portato al seguito proprio addosso anche il navigatore satellitare e il registratore che portava sempre con sé. Sono andati distrutti nell'impatto, siamo riusciti dopo mesi di ricerche su questi binari a trovare ogni singolo pezzo, a trovare anche la scheda di memoria del navigatore satellitare. Come forse ricorderete, l'abbiamo mandata prima alla ditta produttrice in America, dopodiché un altro tentativo è stato fatto anche in Corea. Purtroppo Mattia Schepp l'aveva pensata bene, perché la memoria purtroppo era cancellata e non siamo riusciti a recuperare le tappe del suo viaggio. Stesso discorso per il registratore, non c'è stato nulla da fare, pur avendo recuperato ogni singola parte, per recuperarne la memoria. C'è mai stata una pista che avete seguito privilegiata? Beh, noi abbiamo cercato di seguire le piste in Italia, diciamo, ogni segnalazione che c'era stata fatta in Italia, ogni avvistamento, sia veritiero anche quando era basato sulla fantasia di qualcuno. È chiaro che quando immagini equivocabili ci hanno fatto vedere Mattias Schepp da solo al confine con l'Italia, Mattias da solo quando era a Marsiglia, insomma, lì un po' di scoramento c'è stato. Relativamente alle notizie apparse in questi giorni di questa famigerata pista sarda, lei ha avuto modo di confrontarsi con i familiari in questo periodo? No, non ci siamo sentiti se non per un garbato saluto settimana scorsa con una persona vicina alla famiglia, ma non abbiamo interferito con l'attività di indagine svolta da altri. Ad oggi ci sono elementi per ipotizzare che le bambine siano passate per l'Italia? C'è la speranza che le bambine siano passate dall'Italia, perché vorrebbe dire che sono vive, ma elementi davvero non ne trovo. Quindi Grazie. Non c'è nessun riscontro oggettivo? Al momento no, ci basiamo su quelle immagini di cui abbiamo parlato prima, in cui Schepp era da solo. Ringrazio il dottor Alfredo Fabrocini e il nostro inviato Vito Francesco Paglia per questa spiegazione anche molto chiara. Grazie naturalmente alla Polizia di Stato, ai funzionari come il dottor Fabrocini e ai poliziotti che lavorano tutto il giorno per cercare risposte, per dare risposte ai familiari di bambine come Alessia e Livia. Speriamo naturalmente che siano ancora vive. Professor Mastronardi, quest'uomo, Mattias Schepp, però ha pensato tutto in maniera lucida, come se fosse un piano orchestrato, pensato chissà per quanto tempo. Sì, ben architettato, era pronto, come se fosse pronto ad esplodere nel momento in cui, difatti, due giorni prima, non appena giunge da parte della moglie la richiesta di divorzio, in quel momento attua quello che aveva, tutto lascia pensare, che aveva sistematizzato nella sua mente, che aveva così quasi quasi progettato, pronto a farlo funzionare, ma non avrebbe messo in atto nessun movimento di questo genere, nessun tipo di strategia di fuga e di occultamento, ma riserviamoci ancora comunque ogni speranza, se non vi fosse stato questo vissuto da parte sua di una certa arroganza vissuta da parte della moglie, che da qualche parte leggevo era vissuta come una donna arrogante. Ecco, questa una donna che bisognava fermare in qualche modo. Che bisognava fermare in tutti i modi, quasi come se fosse una donna asettica, anaffettiva. Ecco, questo è quello che era emerso ai suoi occhi, volendo entrare con la telecamera nella sua mente. Ecco, questo è quello che,
che possiamo ipotizzare, perché è un minimo comune multiplo di quelle che abbiamo definito, che gli americani chiamano i family mass murder. Nella questo sua è mente è stata esplosiva la parola divorzio. Divorzio. Nella sua mente questa parola ha chiuso una porta definitivamente. Noi facciamo fatica a pensare a queste bimbe come scomparse. Pensate a lui che si immaginava la sua vita di lì in avanti senza le figlie. Lui aveva chiesto l'affidamento esclusivo non perché fosse in grado, a mio modo di vedere, di farcela da solo, ma perché era un disperato tentativo di averle con sé, era un disperato tentativo di chiudere la famiglia, di ricostituire almeno parte della sua famiglia. E non è un caso che lui non abbia ucciso la moglie, a mio modo di vedere. La moglie aveva scelto di rompere la famiglia. Lui e le bambine, no, in questo erano simili. Pino Aprile, però ci sono alcuni capitoli in questa storia in cui Matthias Scheppe non lascia e non vuole lasciare delle tracce, come nel caso del navigatore satellitare all'interno dell'automobile andato distrutto e che non ha permesso di ricostruire il suo percorso. Per altri versi, invece, è come se Matthias Scheppe avesse voluto lasciare delle molliche di pane, come Pollicino, anche negli ultimi giorni prima del rapimento delle figlie. Ha, tra l'altro, visitato dei siti in cui si spiegava come avvelenare qualcuno. E se fosse anche questo un depistaggio? Ma a questo punto non sarebbe molto influente, perché, vista la conclusione, cioè se anche vai a visitare dei siti in cui si spiega come avvelenare, eccetera, eccetera, questo può fornire un indizio di spiegazione per la peggiore delle ipotesi che riguarda le bambine, ma per la sua lettura della propria vicenda, la sua morte spiega tutto. E non dico che chiuda tutto, perché in fondo il suo percorso è stato un ricostruire proprio le tappe della sua idea di felicità familiare, e il suo suicidio segna il fallimento di quel percorso, proprio lineare in questo. Anche l'idea di voler cancellare tutto, la memoria delle macchine, e cancellare la memoria di sé, perché lui ha fallito nel suo progetto, è un fallito ai suoi occhi, anche se è stata la moglie, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che se lui ha voluto costruire quel progetto di famiglia, quel progetto è fallito, il fallito è lui. E come molti che hanno perso, vuole essere dimenticato, vuole cancellarsi, per questo quella memoria deve sparire. Bertuzzi, secondo te Irina, la mamma delle gemelline, si è arresa all'idea che le sue figlie siano morte? Io francamente non credo, cioè sono più propensa a pensare che come mamma nutra in fondo al cuore la speranza che le bimbe siano ancora vive. Certo, nelle scelte che ha fatto in questi mesi, cioè la scelta di aprire un'associazione che si occupa della ricerca di bambini scomparsi, in questo io vedo tutto, in parte la sua disperazione, in parte il suo amore per le bambine, il bisogno di fare qualcosa per i bambini. È chiaro che è una madre che ha vissuto, sta vivendo ancora una grande disperazione, ed è come ogni mamma, credo si attacchi ancora a qualunque ipotesi ci possa essere che le bimbe siano vive. Certo, sta cercando di andare avanti, mantenendo pur sempre un legame in qualche modo con queste bambine, perché la ricerca di altri bambini, cioè aprire un'associazione del genere, mi sembra significhi proprio questo. Anche se Sara Viola, la mamma delle gemelline, di questa storia non vuole più parlare. E ti chiedo anche questo, cioè il silenzio, il modo che una madre, dopo un dramma, una tragedia come questo, ha per reagire a quello che è successo. Il silenzio fa parte dell'accettazione di una realtà. Lei ha parlato, e giustamente, finché ha sperato davvero che le sue bimbe potessero tornare da lei. Adesso tace, anche perché facciamo pure l'ipotesi che le bimbe siano vive. Dove se le può immaginare questa mamma le sue bambine? Con chi? È passato tanto tempo. Come può essere certa che stiano bene, che le persone che stanno intorno a loro le accudiscano, che una madre è addolorata alla sola idea di passare una notte lontana dai suoi figli, figuriamoci mille notti, senza sapere in che mani queste bambine possono essere cadute. Certo, l'ipotesi della morte è terribile, ma certe volte anche la vita che certi bambini conducono in situazioni estreme di disagio è tremenda. Il suo silenzio è dolore.
il suo silenzio e dolore. Professor Mastromano. Vorrei menzionare l'esperienza che ho vissuto da consulente di Piera Maggio e quindi del caso Denise Pipitone. Ci siamo occupati di tutto quanto quello che poteva essere stato il percorso alternativo che la piccolina avrebbe potuto fare. E così ventilammo anche la possibilità che fosse stata affidata ad una comunità rom, no? E in quel caso però è chiaro che è ben difficile. Se io avessi due bambini, affidatemi, ma ho molte difficoltà comunque a continuare a trattenerle con me. Denunzierei comunque la cosa, però dobbiamo dire che per una mamma è difficile rassegnarsi al fatto che Piera Maggio, chiaramente auguriamo che da qualche parte sia viva la cara Denise, non ha mai smesso di pensare che possa essere viva. Continuiamo a pensarlo anche noi, perché fa bene a tutti quanti noi, anche chef, se dobbiamo essere reali. Un uomo come reali. Chef affiderebbe le sue bambine a qualcun altro? È quello che ho detto prima, non rientra nella tipologia di questo tipo di atteggiamento omicidiario. I nostri telespettatori continuano a scriverci tante centinaia di mail, stanno partecipando anche attraverso Twitter alla trasmissione. Vi leggo alcuni messaggi. Licia Quercia: le gemelline nella bocca di un carcerato, ancora una speranza per fortuna, però solo la moglie può aiutare le indagini. Irma Re: sicuramente il padre era una persona gravemente disturbata, possibile che nessuno se ne sia accorto? La ex moglie è ancora... Gennaro ci scrive: purtroppo già al casello lì le bimbe non c'erano. Per me le bimbe non sono mai andate in Sardegna. E dire che la speranza di ritrovarle vive, queste bambine, si è riaccesa a un certo punto. La scorsa settimana i carabinieri, i cacciatori di Sardegna hanno cercato le bambine Alessia e Livia Scepp vive in una cascina di Macomer in Sardegna. E noi in Sardegna siamo andati. Tra poco ci collegheremo con Macomer. Restate con noi, amici telespettatori. Bentornati in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. Stiamo parlando delle gemelline Scepp. Sono vive? Sono morte? La scorsa settimana i carabinieri li hanno cercate in una cascina di Macomer, in Sardegna, da dove è collegata la nostra inviata Bebba Maturo. Perché i carabinieri sono andati lì, Bebba? Sì, Salvo. I carabinieri sono arrivati qui a Macomer, in provincia di Nuoro, perché qui ha portato la cosiddetta pista sarda, che ha riacceso le speranze di ritrovare le piccole Livia ed Alessia. È successo ad agosto, quando un avvocato si è rivolto alla procura di Cagliari raccontando che un suo cliente detenuto nel carcere sardo avrebbe assistito a un colloquio tra due uomini rom che facevano riferimento a due bambine date in affidamento a una loro parente. L'avvocato ha anche riportato altri particolari ritenuti talmente precisi e puntuali che la DDA di Cagliari ha deciso di aprire un fascicolo di indagine assegnata ai ROS dei carabinieri, che dopo un'attenta attività di osservazione hanno fatto scattare un controllo il 25 settembre scorso proprio in questo cascinale che vedete alle mie spalle e dove da oltre 21 anni vive una famiglia rom. Ma c'è da dire che quella che viene definita la pista sarda non si è fermata a Macomer, Salvo, perché la questura di Cagliari ha controllato tutti gli insediamenti rom della zona ed è arrivata all'identificazione di 140 persone. Tuttavia, su un possibile proseguimento delle indagini in questo senso, gli inquirenti mantengono il più stretto riservo. C'è ancora da sottolineare che tutte le segnalazioni ritenute attendibili ed arrivate alle forze dell'ordine dal 2011 ad oggi sono state puntualmente verificate. Nei giorni scorsi anche noi... Noi, Salvo, abbiamo... Prego, Bebba, dimmi.
Abbiamo parlato oggi con gli inquirenti, con gli investigatori che stanno seguendo questo caso ed è ovvio che le speranze in Sardegna non si spengono come non si spengono, sentivamo prima da Foggia, da nessuna parte d'Italia. Le segnalazioni continuano ad arrivare ed è importante spiegare che le segnalazioni che arrivano devono essere puntuali e precise, solo quando sono puntuali e precise vengono verificate. Niente, mai niente è stato sottovalutato o lasciato al caso in questa inchiesta. Grazie alla nostra Beba Matura. Nei giorni scorsi, vi dicevo, anche noi siamo andati a Macomer a verificare questa fantomatica, questa famosa pista sarda, a chiederci soprattutto cosa lega i Rom ad Alessia e Livia Scep. Il nostro inviato Vito Francesco Paglia, sentiamo. Parole, poche notizie confidate nel parlatorio del carcere Buoncammino di Cagliari. Due uomini di origine rom parlano di due bambine e di una misteriosa donna rom che le avrebbe portate con sé prima di essere arrestata. Un detenuto li ascolta e pensa che si parli di Alessia e Livia Scep, le gemelline svizzere scomparse nel gennaio del 2011. L'uomo, che per paura di ritorsioni non ha voluto rendere nota la sua identità, pochi mesi fa ha riferito questa voce al suo avvocato, che si è immediatamente recato in procura. Passano pochi giorni e la stessa procura della Repubblica di Cagliari apre un filone d'inchiesta per appurare se gli elementi portati a conoscenza dal detenuto senza nome possano avere dei riscontri. Nasce così quella che molti hanno definito la pista sarda. Decine di giorni di indagine, circa 60 uomini dei carabinieri e dei cacciatori di Sardegna impegnati a cercare qualche traccia delle due bimbe nei luoghi indicati in quella conversazione. Finora, della misteriosa donna rom che avrebbe sequestrato Alessia e Livia Scep, si sapeva poco. Noi l'abbiamo trovata e siamo riusciti a parlarle. Circa 2 anni fa c'è stata una signora, una donna che è stata arrestata. Dove? Nella vostra comunità. Sono stata io arrestata. Con mie ma figli. Per un altro discorso. Di altre cose. Per cosa? Per mie soldi, proprio per mie soldi. È lei. Abbiamo trovato la misteriosa donna che, secondo la voce del carcere, avrebbe preso le gemelline svizzere. In che anno è stata arrestata? Ah? In che anno è stata arrestata? Al 2010. Lei negli ultimi 2 anni era in carcere? Sì. Sì. Lei è uscita 5 mesi fa. È uscita nel... 2013 sono liberata. Sono stata, dalle resti 3 anni e 8 mesi. Questi le zingari non può averlo, non può averlo. Ti dico la verità che non può farlo. Non hai preso, non sei preso tu, non sono presi altri, hai preso lo babbo. Dunque questa donna era in carcere tra il 2010 e la fine del 2012. Come potrebbe allora essere entrata in contatto con Mattias Scep ed aver quindi preso le bambine? Dagli inquirenti, intanto, abbiamo raccolto una certa diffidenza sulla pista rom in Sardegna. Andiamo avanti. In Sardegna, già nel 2011, c'erano stati diversi avvistamenti delle gemelline svizzere Alessia e Livia. Allora siamo andati a verificarne qualcuno. Abbiamo lasciato Macomer alla volta di Oristano. Proprio nel 2011, i proprietari di questo bar chiamarono i carabinieri segnalando che le gemelline erano all'interno del locale. Abbiamo provato a chiedergli se fosse vero, ma non ci hanno risposto perché ancora scottati per non essere stati creduti. Certo è che quello è stato l'unico avvistamento a Oristano. Noi non le abbiamo viste, anche perché si sarebbe saputo, sentito qualcosa. Invece girava la voce, però non c'è mai nessuno che si sia permesso di dire appunto che sono state viste a Oristano. E voi pensate che se fossero state portate ad Oristano qualcuno sicuramente avrebbe saputo? Sicuramente sì. Sempre nel 2011 un'altra segnalazione. Stavolta a sud della Sardegna, a Quarto Sant'Elena, pochi chilometri da Cagliari. Qualcuno indicò la presenza di due bambine somiglianti ad Alessia e Livia all'interno di questo centro commerciale. Siamo riusciti a entrare in possesso dei fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza. Queste, secondo i testimoni, sarebbero le gemelline Scep a Quarto Sant'Elena. Ma anche in questo caso la polizia appurò che non si trattava di Alessia e Livia. Negli ultimi giorni, però, dopo la notizia di un possibile passaggio delle gemelline Scep in Sardegna, gli avvistamenti sono aumentati. Sono cominciate ad arrivare più segnalazioni, anche supportate da fotografie o da immagini. In tanti hanno inviato foto o si sono recati dalle forze dell'ordine dell'isola, dichiarando di aver visto bambine accompagnate da donne di origine rom.
abbiamo controllato che effettivamente tutte le bambine che c'erano state segnalate o che erano presenti nei campi fossero riconducibili ai propri genitori. Ma la scomparsa delle gemelline Alessia e Livia resta un mistero avvolto dal buio. Avete sentito, ci sono tante segnalazioni che continuano ad arrivare dalla Sardegna. Anche questa sera al nostro centralino di linea gialla ne arrivano tante. Mi dicono che c'è una telefonata. Pronto, chi è in linea? Buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Lei da dove chiama? Io chiamo da Oristano. Da Oristano. Lei ha visto le bambine? Ha visto le gemelline? Ascolti, io siccome qua non ci hanno preso un po' anche per così, però un tempo fa, 2 anni fa circa, possediamo qua un bar e mi ricordo benissimo che era passato questo signore con le bambine, perché ho una nipotina al quale infatti aveva chiesto a mia sorella se erano gemelline, no, perché una di queste gli assomiglia tanto a mia nipotina. E quindi mi aveva chiesto se potevano entrare nel bagno e aveva preso lui una bottiglia di acqua. E poi la sera stessa mia sorella, come è finito il lavoro, è rientrata a casa e si era proprio accorta che erano loro. E così diverse anche amiche che erano lì oggi si ricordano benissimo di questo fatto. Senta, ci può dire con esattezza dove si trovava? Qui al bar che c'è tra Santa Giusta e Oristano. Sono entrati, la bambina, quella che assomiglia un po' di più, aveva dei jeans blu e una felpettina rossa, infatti, che c'è mia nipotina, proprio si ricorda benissimo. E niente, lui ha chiesto di poter entrare in bagno le bambine e ha preso una bottiglietta d'acqua e poi niente, poi sono andati via. La ringrazio di questa testimonianza. Grazie. È stato un dovere per me, anche per la bambina, insisteva proprio a dirlo perché ne è talmente sicura con mia sorella che fossero loro. Lei e sua nipote siete sicuri che si trattasse delle gemelline? Sì, sicurissimi. Sicurissimi. La ringrazio per questa telefonata. Ovviamente, come sapete, amici telespettatori, soprattutto se ci seguite dalla Sardegna, potete telefonare al numero di linea gialla 0287 317 se avete altre segnalazioni. Quindi, Sara Viola, stiamo vedendo che comunque sì, ci si attacca una speranza, ma arrivano delle notizie di gente che li ha viste queste bambine oppure è convinta di averle viste? Certo, e non dimentichiamoci anche che noi stiamo continuando a vedere, anzi abbiamo ripreso in questi giorni a vedere le immagini delle bimbe. La nostra mente spesso produce quelli che si chiamano falsi ricordi o sovrappone immagini somiglianti perché ha nella mente le fotografie da poco viste. Io naturalmente mi auguro che le bimbe siano vive, anche se davvero è una speranza molto labile la mia. Se sono vive, mi auguro anche che stiano bene, che siano trattate bene, che qualcuno abbia pensato di tutelarle al posto dei loro genitori. Ma mi domando, se questo era il piano di Shep, perché si continua a rimanere in silenzio? In fondo chi ha le bambine oggi non ha motivo di far pagare nulla alla mamma delle bimbe e Shep non c'è più. E allora un appello è a questa persona che si faccia viva. Ci uniamo all'appello di Sara Viola. Dottor Portera, se dovessimo trovare tra tanti anni Alessia e Livia Shep vive, come possiamo riconoscerle? Ma innanzitutto dobbiamo partire da un presupposto che in un'età così delle bambine lo sviluppo e i tratti somatici cambiano mese dopo mese. Per cui è inevitabile che questo caso verrà trattato come vengono trattati anche gli altri casi di cronaca nera italiana, ovvero come abbiamo citato alcune volte di Angela Celentano e di Denise Pipitone. A volte ci sono degli avvistamenti a distanza di anni, come mi auguro e sicuramente avverrà anche con le gemelline, e in quel caso l'unico modo per togliersi il dubbio o fortunatamente confermare la presenza appunto delle scomparse sarà il test del DNA. Il test del DNA anche in questo caso attraverso un esame di paternità o di maternità, sfruttando appunto il DNA della madre che è in vita, potrà darci delle risposte. Questa sera voglio, con un piccolo contributo fotografico, spiegare, visto che si parla sempre di test DNA associato a volte al test di paternità, quali sono i principi basilari di questo tipo di analisi. In questa figura vediamo una madre di color lilla e un padre di color azzurro, entrambi hanno
il loro genoma materno-paterno, che sono quei vermicelli, possiamo dire così, che in realtà sono delle metafasi cromosomiche che includono il DNA della madre e del padre. Attraverso la fecondazione si ha il passaggio del contributo del 50% della madre e del 50% del DNA del padre attraverso l'ovocita e lo spermatozoo. Questi due 50% danno un'unione che genera appunto il figlio. Successivamente, facendo l'analisi molecolare, è possibile andare a vedere qual è il contributo della madre ed che è stato appunto ereditato nei confronti della bambina. In questo caso, nella parte superiore abbiamo il DNA della madre, nella parte inferiore abbiamo il DNA di una bambina. Vediamo come vi sia sempre la condivisione di una parte del DNA, ovvero del 50%, e questo sicuramente sarà un esame che verrà sicuramente fatto nei prossimi anni, che ci potrà dare certezze in merito agli avvistamenti e alle segnalazioni relative alle gemelline. Grazie, dottor Portera. Cercheremo di seguire questa storia e gli eventuali sviluppi, appesi sempre alla speranza. Non ci vogliamo rinunciare che queste due bambine siano vive. Ci sono tanti modi per un uomo di vendicarsi della moglie o di un amante. Punizioni, vendette che a volte diventano tremende, atroci, come nel caso di Claudio, che era solo un bambino, come nel caso di questa storia che ci racconta Romana Marrocco. Ascoltatela. Io pensavo di aprire la porta a un padre e non a un assassino. Mi lascio immaginare il dolore che c'ha Claudia. Una ragazza che, anche se sto da sola, mi viene all'orecchio, sottovoce mi dice: mamma, voglio mio figlio. Claudio ha soltanto 16 mesi quando muore tragicamente. Ad ucciderlo è stato suo padre, Patrizio Franceschelli. Perché diceva a Claudio, praticamente la compagna, se tu mi lasci ti ammazzo a te, ammazzo il bambino, faccio da qui, faccio da... E l'ha fatto. Oggi Claudio avrebbe compiuto 3 anni e qui, nel luogo in cui si è consumata la tragedia, c'è anche Claudia, la mamma del bambino, chiusa da allora nel suo dolore, ed è nonna Rita che parla per lei. Cammina, mangia, beve, ma come ha detto lei, sono morta e non me ne sono accorta. Claudia e Patrizio, un amore iniziato circa 8 anni fa, un alternarsi di brevi separazioni e riconciliazioni, fino ad arrivare ai primi episodi di violenza. Loro si sono conosciuti giovanissimi, perché mia sorella aveva 21 anni, 20 anni, lui è più piccolo di 3 anni. E dopo un anno mia sorella si era un po' stancata e l'ha lasciato. E lì è successo il primo, diciamo, episodio di violenza, in quanto lui gli ha rotto il setto nasale, però mia sorella inizialmente non ci ha detto nulla. La mia famiglia, cioè Emanuela e io, era tranquillo. Con Claudia, amore, amore, amore. Mia sorella poi è rimasta incinta, quindi noi andavamo spessissimo, insomma, più che altro per aiutare mia sorella, che era a quelle condizioni, e i soldi non c'erano. Quindi io e mia madre ci siamo tolti il pane dalla bocca per aiutarli. In più è morto mio nonno, lei considerava mio nonno come un padre e quindi è caduta un po', diciamo, in depressione, nel senso che non mangiava tanto, e ha chiesto, insomma, al mostro se poteva venire a stare qualche giorno a casa. Poi lui ultimamente l'ha cominciato a tempestare di telefonate, gli diceva: adesso basta, devi tornare a casa. E così se l'ha riportata a casa, non sapendo che poi invece l'ha chiusa per 2 giorni in casa, gli ha sequestrato il cellulare, l'ha massacrata di botte. Claudia era riconoscibile, ma dallo sguardo, non dalle ematomi che c'aveva per tutto il corpo. Claudia, ma che ha fatto? E lei faceva un cenno, non ce la faceva neanche a parlare per le gran botte che gli ha dato. Dopo che è stata ricoverata, lui è tornato la mattina
alle 5, 5 e mezza più o meno. Suonano alla porta, io mi sveglio di soprassalto, vado all'ingresso e chiedo chi è. Lui mi risponde, sono Patrizio. Apro la porta, lui al corridoio, lucido, sottovoce. Mi ha detto, voglio vedere mio figlio che dorme. Come mi butto sul bambino per sollevarlo, mi arriva un calcio dietro la testa. Lui ha preso il bambino, io purtroppo prende il bambino e scappa. Ha fatto proprio quello che sapete tutti. Ha sporto il bambino per 2-3 volte dal parapetto del ponte e poi l'ha lanciato come se fosse un sacco di patate. E l'ha tirato giù e poi, nonostante tutto, è corso dall'altra parte del ponte, si è affacciato poi per accertarsi che il bambino era caduto poi effettivamente giù in acqua. Poi è scappato e l'hanno fermato poco dopo. E quando l'hanno fermato ha detto, mi sa che ho fatto una cazzata. Non è riuscita a colpire mia sorella quella mattina perché non l'ha trovata, perché era ricoverata in ospedale, e l'ha colpita in quest'altro modo, uccidendole il figlio, e così ha ucciso anche mia sorella e tutti noi. Come fa un padre, per vendicarsi di una donna, a gettare il proprio figlio sul Tevere? Come ha fatto quest'uomo, Patrizio Franceschelli? Collegata con noi c'è Rita Maccarelli, la nonna di Claudio. Buonasera, signora. Buonasera. Buonasera. Senta, il carattere di Patrizio, di suo genero, lasciava presagire poi quello che è accaduto dopo, per come lo ha conosciuto lei? No, io non pensavo mai che con il suo carattere che aveva potesse fare una cosa di così atroce. Era silenzioso, brusco e a volte violento, questo sì, ma non pensavo mai che arrivasse a fare questo. Senta, signora, cosa le ha detto Patrizio di quello che è successo quel giorno sul Ponte del Tevere? Cosa le ha raccontato? No, non a me, ai carabinieri. Ho fatto una, quando loro gli hanno chiesto, ti sei reso conto che hai fatto? Lui ha risposto, ho fatto una cazzata. Sua figlia come sta oggi, signora? Nulla, non accetta questo dramma che gli hanno portato via il figlio. Lo rivuole. Comprensibilmente, tra l'altro. E ha paura, signora, sua figlia, che quest'uomo, Patrizio, possa ancora farle del male? Sono fortemente preoccupata, perché lui quella sera, quando è venuto in casa il 4 febbraio, nella tasca aveva un coltello e non avendola trovata ha preso Claudio, ma sono sicura che se c'era Claudia avrebbe ucciso anche lei. Le voglio chiedere, signora, un ricordo di quel bambino, di Claudio. Come lo ricorda quel bambino? Io purtroppo non me lo posso togliere dalla mente. Quando me l'ha portato via, al terzo androne non l'ho visto più, piangeva. C'aveva le braccia sollevate, sotto l'androne mi guardava. Di lui c'ho un bel ricordo. Bello e brutto. Brutto, non... Non l'ho visto più. Si rimprovera qualcosa, signora? No, assolutamente. Non mi rimprovero niente. Non,
non ho fatto niente, ho fatto di tutto, ma da sola, insieme con Manuela, incinta di 9 mesi, lui urlava alla gente che era scesa, quella poca gente, sono il padre, andate via. Non potevamo io e Manuela toglierlo, non ce l'ho fatta. Mi ha rotto una mano, mi ha preso a calci. Manuela con quel pancione non poteva proprio, non potevamo. Non c'ho rimorso di niente. C'ho un grande dispiacere per il bambino che ha fatto una morte orribile. Questo è comprensibile, signora. È una morte tremenda, atroce. Ancora di più se pensiamo che questo bambino non c'entrava nulla. No, assolutamente. E che era... Tutto questo è accaduto perché un uomo si è voluto vendicare o ha voluto fare del male alla donna con cui questo bambino lo ha fatto. Con lei, signora, c'è l'avvocato Paolini. A sì. Che punto è il processo, avvocato, buonasera, contro il padre di questo bambino? Buonasera. Il procedimento è appena iniziato, si è svolta la prima udienza pochi giorni fa. E quindi è stato rinviato al giorno 18 per la prosecuzione. E, diciamo, è molto probabile che vi saranno poche udienze per la definizione del procedimento, comunque sia. Quindi siamo nella fase iniziale di un procedimento con, a livello numerico, sicuramente poche udienze. Senta, avvocato Paolini, la signora ha detto che la figlia ha paura e che lei è fortemente preoccupata che quest'uomo possa ancora fare del male alla famiglia della signora. Questo come si può evitare, secondo lei? Beh, ovviamente se fosse confermata la sentenza a 30 anni di reclusione, naturalmente sarebbe impossibilitato l'imputato a nuocere a chiunque. Perché attualmente naturalmente è in custodia cautelare e successivamente alla fine del processo invece dovrebbe espiare la pena in senso stretto. È ovvio che qualora fosse accolta o in tutto in parte i motivi dell'appello proposti dal collega Gatto che difende l'imputato, è ovvio la pena si ridurrebbe e quindi anche lo stato di detenzione si ridurrebbe. Certo, grazie intanto all'avvocato Paolini. Il professor Marasco è lo psichiatra che ha fatto una perizia sul padre di questo bambino, su Patrizio Franceschelli. Professore, che uomo si è trovato davanti? Allora, direi che si potrebbe rappresentare la situazione che si è evidenziata su due piani paralleli. Uno, quello documentale, e l'altro, quello dell'osservazione diretta sul soggetto nel corso dell'accertamento sì. peritale. E abbiamo due situazioni alquanto diverse. Cioè? Una prima situazione, che è sostanzialmente l'insieme della storia di vita di questo soggetto, dei suoi rapporti con i suoi familiari, con i suoi referenti affettivi, cioè tutto l'evolversi della sua vita dal momento della nascita fino al momento dei fatti, è una vita che si caratterizza per l'assenza di elementi di psicopatologia. È un soggetto che ha sicuramente dei problemi di adattamento, di integrazione, una caratterialità di fondo. Si potrebbe rappresentare la sua personalità come quella di un soggetto impulsivo, trasgressivo, ci arriviamo per gradi, impulsivo, trasgressivo, incapace di assumersi le proprie responsabilità, soprattutto nel gestire i rapporti con le figure affettive, con le compagne, non mi pare di ricordare che fossero sposati, comunque convivevano da diverso tempo con la Claudia, la mamma di Claudio. Un soggetto con una serie di precedenti penali
che dimostrano la sua tendenza a non rispettare le regole, a non rispettare le norme. Le posso chiedere una cosa, professore? Nella testa di questo signore aveva un senso quello che ha fatto, cioè gettare il bambino? In assoluto no. La prima diciamo, emozione che noi possiamo provare di fronte a un fatto così incomprensibile apparentemente, così efferrato, è andare alla ricerca di un movente psicopatologico. Ma se si fa un esame del soggetto in senso longitudinale e trasversale, ovvero prendendo in esame tutta la sua storia di vita, tutti i suoi rapporti, noi non troviamo una traccia di psicopatologia. Ovviamente, quando io dico traccia di psicopatologia, parlo di quella psicopatologia di entità e natura tale da incidere sulle sue... Noi siamo, ovviamente, da psichiatri forensi, siamo ancorati a delle regole, a un codice, e quindi agli articoli del codice. Non è sufficiente il riconoscimento di una psicopatologia, è necessario rilevare che quella patologia è di natura, è di entità e di gravità, ovviamente, tale da riverberarsi sulla sua capacità di intendere e di quindi volere. Lei ci sta dicendo che questo signore... Questo signore è un soggetto che può avere anche interesse psichiatrico, che noi possiamo ritrovare negli ambulatori dove le persone possono andare a chiedere assistenza, cura. È quello che noi definiamo un soggetto con un disturbo antisociale di personalità, che non è una malattia in senso stretto, è un modo di essere nel mondo che si caratterizza per trasgressività, violenza, aggressività, mancato rispetto delle regole. Chiarissimo, professore, ha mai dato almeno con lei segni di pentimento questo signore per quello che ha fatto? No, assolutamente no. Anzi, quando si parlava dei fatti, a parte che io l'ho visitato, se non ricordo male, 4 volte, nell'arco, la perizia iniziò, dunque il fatto avvenne il 4 febbraio, data importante perché è la giornata della grande nevicata a Roma, lui si presenta a casa alle 5 di mattina e fa questa sottrazione, questo blitz, portando via il bambino, lottando con, io ho sentito la mamma della nonna del bambino, lottando strenuamente con le 3 donne che hanno cercato di impedire il bambino, prendendo il bambino così com'era dal letto col pigiama e portandolo via. Le chiedevo del pentimento? No, assolutamente no, ma lo dimostra anche quello che le dichiarazioni che lui ha reso nell'immediatezza. Sì. Lì per lì ha detto, ho sentito ed era rilevato nei verbali della polizia giudiziaria, mi sa che ho fatto una cazzata. Col passare del tempo ha cominciato ad assumere un atteggiamento che ha in qualche maniera convinto della necessità di fare una perizia, dando risposte apparentemente incongrue, facendo riferimento all'intervento di una sorta di potere diabolico e satanico, facendo riferimenti all'arca di Noè, alla sua necessità di salvare il mondo dalle disgrazie, dalle malattie, da una serie di cose, per cui ha dovuto sacrificare il bimbo per ottenere la pulizia del mondo. Ora, questo è uno stratagemma per farsi per chiedere l'infermità poteva mentale. Sembrare questo invece? Poteva sembrare questo, ed è questo che poi ha convinto chi aveva in mano le redini della situazione giudiziaria di fare una valutazione psichiatrica, di fare una perizia. Il problema è che nel fare l'accertamento peritale, che ovviamente non si fa soltanto sul soggetto, ma lo si fa anche sugli elementi di osservazione, stava in carcere, veniva ovviamente sottoposto a una serie di accertamenti da parte di psichiatri che lo vedevano tutti i giorni, e non c'è una annotazione psichiatrica di nell'arco di 2 mesi, anzi ci sono annotazioni che fanno, i medici, gli psichiatri rilevano la tendenza manipolatoria del soggetto. Diciamo la tendenza ad inquinare la situazione allo scopo di raggiungere degli obiettivi. Il proprio obiettivo. È importante quello che ci ha detto il professor Maresco. Intanto la ringrazio, professore, per essere intervenuto. Volevo salutare anche Rita, la nonna di Claudio, e mandarle un abbraccio anche alla sua figlia, perché immagino come possa vivere in questo momento. Grazie a lei e grazie all'avvocato Paolini. Avete visto, sono storie che finiscono male, queste storie che
nascono tra le mura domestiche. Non è il caso invece di Yara Gambirasio, la ragazzina trovata morta in un campo di Chignolo d'Isola. L'assassino non ha ancora un volto, ma noi abbiamo seguito una pista che parte da una coperta. Ne parliamo tra poco a Linea Gialla, restate con noi. Una coperta è un taglierino. Forse è tra questi due oggetti che si deve guardare nel giallo della morte di Yara Gambirasio. Bentornati ancora in diretta a Linea Gialla, amici telespettatori. In questi giorni si è tornato a parlare di Yara Gambirasio. Il CONI ha organizzato una piccola cerimonia in palestra, nella palestra della bambina, per omaggiare la piccola Yara Abrembate. E dopo tanto tempo si sono visti finalmente i genitori di Yara, il papà Fulvio e la mamma Maura, li vedete in questa fotografia. Mamma Maura che ha deciso finalmente di parlare, dicendo questo, ascoltate. E noi siamo qua oggi a testimonianza dello sport vero, quello basato sulla passione, sul sacrificio, sull'amore, su tutto quello, sull'educazione, sul rispetto, perché noi siamo sicuri che questo sport, lo sport vero, sia un'arma vincente contro la violenza di genere. Grazie. Ci teneva Maura a fare questo appello, a tornare nella palestra frequentata dalla piccola Yara. Vi mostro questi tre oggetti che ho sul tavolo. Si tratta di un taglierino, una coperta da cantiere, le state vedendo, e poi della polvere di calce. Eccola qui, polvere di calce, un taglierino, una stuoia, una coperta da cantiere. Collegato da Chignolo d'Isola c'è il nostro inviato Francesco Cremonesi. Cosa significano questi tre elementi, Francesco? Sì, buonasera Salvo. Questi elementi sono elementi strettamente collegati a chi ha a che fare con l'edilizia, con i cantieri. Sono strumenti indispensabili per un artigiano, ma soprattutto sono elementi che ci possono aiutare a capire quali sono i segni che c'erano sul corpo di Yara quando è stata ritrovata qui nel campo di Chignolo d'Isola alle mie spalle. Inoltre sono elementi che ci possono portare a ipotizzare che ci possa essere un nesso tra la morte di Yara e un cantiere. Ci torneremo su questo nesso, ma prima conviene raccontare la storia di Yara dall'inizio, da quel 26 novembre del 2010, quando scomparve dalla palestra in cui si allenava e venne trovata tre mesi dopo morta in un campo di Chignolo d'Isola. Vediamo. Il mistero della morte di Yara Gambirasio nasce in quei 600 metri che separano un quartiere di villette dal centro sportivo di Brembate di Sopra. Tutto ha inizio nel pomeriggio del 26 novembre del 2010, quando la tredicenne di Brembate va in palestra per consegnare uno stereo da utilizzare nei giorni successivi in una gara di ginnastica. 600 metri di scontata quotidianità in un ambiente che tutto parrebbe tranne che ostile. Un itinerario percorso chissà quante volte dalla piccola Yara. Uscendo di casa, Yara, presumibilmente, percorse tutta via Rampinelli per poi svoltare a sinistra in via Morlotti e sbucare così su via Locatelli, passando alle spalle dell'edicola, nel parcheggio del centro sportivo cittadino. Quella sera Yara consegna lo stereo ed esce dal centro sportivo intorno alle 18.50. Quello che accade poi è tuttora avvolto nel mistero. Nulla farebbe pensare a un allontanamento spontaneo, nessuna lite familiare, brutti voti a scuola o amicizie pericolose. Quella di Yara era una vita segnata dalla tranquillità. Nella rubrica del suo cellulare c'erano soltanto una decina di numeri di telefono, tutte persone conosciute all'entourage familiare. Yara viene cercata per tre mesi. Seguono gli appelli dei genitori e dell'intera comunità di Brembate. Noi desideriamo solo e immensamente che nostra figlia faccia ritorno nel suo mondo. Si pensa alla pista che porta al cantiere di Mapello dopo che i cani molecolari impiegati in giorni di ricerche fiutano la presenza della ragazzina in quel luogo, per poi indagare sul muratore marocchino Mohamed Fikri che lavorava proprio lì.
L'operaio viene fermato rocambolescamente mentre si trova su un traghetto in navigazione verso il Marocco. Contro di lui pesano diversi indizi, tra i quali un'intercettazione ambientale in cui sembra affermi «Allah, perdonami, non l'ho uccisa». Ma la traduzione è sbagliata e la sua posizione quindi archiviata. Il corpo della tredicenne viene trovato per caso il 26 febbraio del 2011 nel campo di Chignolo d'Isola, a una decina di chilometri da Brembate di sopra, da un aereo modellista intento a far volare il suo aeroplano radiocomandato. Le indagini non si fermano. Dall'autopsia sul corpo di Yara si individua il profilo genetico di quello che potrebbe essere l'assassino, denominato Ignoto 1. Dopo una costosa raccolta di campioni di DNA, gli inquirenti danno un nome e un volto al padre di Ignoto 1. Si tratta di Giuseppe Guerinoni, autista di Gorno, morto nel 1999. Ma Ignoto 1 è un figlio illegittimo avuto da Guerinoni e le sue tracce si perdono nel nulla. Ma chi ha ucciso Yara? E perché? Interrogativi che rimangono ancora avvolti nel mistero. Allora, professor Mastronardi, iniziamo dall'inquadrare il delitto di Yara. Che tipo di delitto è? Sicuramente possiamo considerarlo un delitto d'impeto, però conseguente ad un tentativo di aggressione sessuale. Dubito che ci sia stato un rifiuto qua, nel senso che ci sia stato un consenziente avvicinamento. Tutto lascia pensare che sia stato veramente un rapimento. Quindi, dove può essere stata portata? Non già da subito lì, in quel tratto, non già accompagnata ovviamente mano a mano col rischio che qualcuno potesse vederla, bensì quindi inserita in un furgone, in uno di quei furgoni bianchi che sono stati visti abbondantemente in quella zona, appartenenti appunto proprio ai muratori. Ecco, un delitto di impeto però conseguente quindi ad un tentativo di violenza sessuale e la classificazione dell'FBI appunto in relazione a queste tipologie di aggressori va a considerarlo, a connotarlo nella tipologia degli approfittatori del momento. Quindi non già dell'aggressore sadico, quale per esempio Arancia Meccanica, tanto per dirne uno, bensì dell'approfittatore del momento, diverso dallo stupratore, per esempio gentleman, come lo chiamano gli inglesi, che è il timido che bussa al campanello di casa, poi dopo esplode in un'aggressione, tutt'altra tipologia. Qui ha avuto la forza di trascinarla, di portarla altrove. Questa è la tipologia. Grazie, professor Mastronardi. Dottor Portera, ci sono elementi che ci portano a pensare che l'assassino sia un operaio? Questo è molto possibile, in quanto ci sono vari elementi che sono appunto scaturiti dall'autopsia, che sono le polveri di calce, le polveri metalliche. Poi dobbiamo a questo aggiungere che nei momenti successivi alla scomparsa, si parla delle prime ore, i primi giorni, comunque i cani hanno portato verso un cantiere. Quello era l'unico cantiere aperto quella notte, questo ricordiamocelo, perché comunque è vero, si parla di un'area bergamasca dove l'edilizia comunque è presente, lo vediamo ogni giorno andando in quelle zone, però e quello era l'unico cantiere aperto quella sera. Rivediamoli questi oggetti, un taglierino, una stuoia da cantiere, della polvere di calce. Soprattutto aggiungerei anche il taglierino, che magari non tutti si ricordano, era già stato divulgato un esito dell'autopsia che rilevava appunto che il taglierino era ricoperto da uno strato di titanio. Di titanio. Ok, questo si riferisce ai segni trovati sul corpo di lei. Esattamente, questo è comunque un taglierino che ha degli utilizzi abbastanza specifici nel campo dell'edilizia, non esclusivi, che okay? Non possiamo dare delle soluzioni di massima, ma possiamo comunque dare delle indicazioni. Questo è un rebus che tutti noi che stiamo lavorando con la famiglia stiamo cercando di risolvere, dove abbiamo vari elementi e questi elementi, e il criminologo me lo può confermare, devono comunque parlare tra di loro. Per cui solo l'insieme ci può portare effettivamente alla pista corretta per poter poi trovare effettivamente l'assassino di Yara. Il dottor Portera ci ha dato un indizio. Potrebbe essere un operaio il killer di Yara, qualcuno che maneggiava gli oggetti che vi abbiamo mostrato, il taglierino, la stuoia da cantiere,
l'ossido di calce, la polvere di calce? Forse sì, forse sì. E ascoltate il racconto di Francesco Cremonesi. Ci sono elementi, altri elementi che portano a pensarlo. Sentiamo. Ma a voi che lavorate nei cantieri, cioè è normale che abbiate coperte sui furgoni, cioè come piastrellisti, bianchini, stucchisti? Sì, sì, non possiamo farne a meno di quelle coperte qua. Certo, certo, non possiamo farne a meno delle coperte. Eccole qui, che sono dei teli che usiamo per i cantieri. Queste qua? Cioè tutti usate queste, vero? Sì, sì, assolutamente sì. È un telo che ha il cellofan dietro e davanti ha il feltro. Tutti i muratori, tutti, tutti, tutti. Una coperta e un taglierino. Forse è tra questi due oggetti che si deve guardare per cercare una pista nel giallo della morte di Ara Gambirasio. Sul corpo di Ara non c'erano infatti solo tracce biologiche lasciate da Ignoto 1. Sui vestiti della piccola, dopo il suo ritrovamento, furono individuati dei pelucchi rossi. Un indizio che potrebbe far presumere che Yara sia stata avvolta in qualche coperta, forse all'interno di un furgone che l'ha portata fino al campo di Chignolo d'Isola. Sul corpo della piccola ginnasta, inoltre, qualcuno ha infierito incidendo dei tagli, quasi certamente fatti con un taglierino da piastrellista, e sono state rinvenute tracce di polvere da cantiere. Taglierini li usate? Sì, anche per tagliare il cellofan, per quelle cose lì, sì, come questo. Me lo fai vedere un attimo? Vedere? Così. È uno strumento indispensabile? Sì, assolutamente sì. Quindi, ce l'hanno tutti anche questo. Coperta sì, sì. E taglierino? Coperta e taglierino, assolutamente sì. Abbiamo vari taglierini che te lo mostro adesso, che sono questi qua. Che sono quelli da cantiere. Non può mancare su un camioncino di un artigiano, diciamo. Strumenti di vita quotidiana, attrezzi di lavoro indispensabili per un artigiano che lavora nei cantieri. La soluzione del mistero della scomparsa di Yara potrebbe celarsi dietro al portellone di uno di quelle migliaia di furgoni impolverati che ogni giorno percorrono le strade della Bergamasca e che in quel maledetto 2010 viaggiavano lungo via Marconi, tra Brembate e Mapello. 2 chilometri tortuosi, immersi nel verde, lungo una strada secondaria. E se c'era un luogo in cui ci fu un grandissimo movimento di operai e artigiani, molto vicino alla palestra di Brembate, quello era proprio il cantiere di Mapello. Per lavorarvi vi giunsero a centinaia da tutta Italia e non solo. I cani molecolari fiutarono fin da subito le tracce di Yara all'uscita del centro sportivo fino al cuore del cantiere. Anche il telefono della piccola si agganciò alla cella di Mapello prima di tacere per sempre. I carabinieri la cercarono perfino con un georadar attraverso il cemento appena gettato. Ora quel cantiere è diventato un centro commerciale e là, dove impazzarono le ricerche, oggi si parcheggia comodamente l'auto per andare a fare shopping. Un centro commerciale affacciato da un lato sulla trafficata strada Briantea e dall'altro immerso nel nulla, come una cattedrale nel deserto. Proprio lì, tra cemento, piastrelle e sabbia, si individuò anche l'unico indagato di questa vicenda. Mohamed Fikri, l'operaio marocchino poi prosciolto da ogni accusa, prima di omicidio e poi di favoreggiamento. Ma alla luce della presenza di un taglierino da piastrellista e di una coperta probabilmente impolverata, siamo sicuri che la partita del cantiere di Mapello possa davvero considerarsi chiusa. Siamo sicuri che la partita possa considerarsi chiusa. Siamo con il dottor Portera, consulente della famiglia di Yara Gambirasio. C'è da dire, dottor Portera, che la pista del cantiere era stata, come dire, valutata in un primo momento e poi abbandonata. Ma era così campata in aria, secondo lei? Ma assolutamente no. Di più, gli esiti dell'autopsia che appunto hanno confermato questi dati merceologici, li chiamiamo in cerco, ovvero la presenza della calce e delle polveri metalliche, sono arrivati purtroppo quando già la pista del cantiere era stata abbandonata. Le indagini medico-legali sono state molto lunghe e approfondite, per cui hanno necessariamente richiesto determinati mesi. Quando la pista del cantiere era stata abbandonata dalle classiche attività di polizia giudiziaria, che sono intercettazioni, testimonianze e quant'altro,
sono arrivati questi dati che effettivamente ci facevano ritornare ancora indietro sul cantiere. Quindi per me che rappresento appunto la famiglia, la pista del cantiere comunque ancora, o la pista dell'edilizia, comunque un'ipotesi investigativa che non può essere assolutamente esclusa. Vi voglio far sentire cosa aveva detto a proposito del cantiere, la famosa pista del cantiere, il pubblico ministero che si occupa di questa storia, dell'omicidio di Yara Gambirasio, il 9 maggio di quest'anno. Ascoltatelo. Dottoressa, c'è stata troppa attenzione su questo cantiere, secondo lei? Ma io l'ipotesi del cantiere l'ho scartata dal primo giorno, va bene? Dopodiché era doveroso approfondire, perché abbiamo approfondito nei mesi successivi, ma il cantiere non c'entra niente, quel cantiere lì non c'entra niente, non più di qualsiasi altro cantiere nella provincia di Bergamo. E la storia di queste particelle ritrovate poi sul corpo? Le particelle non sono, il medico legale l'ha scritto benissimo, non sono riconducibili a quel cantiere, sono riconducibili genericamente ad attività edilizia. Adesso, in questa provincia, alla Camera di Commercio sono iscritte 17.000 ditte che svolgono attività edilizia. 17.000 ditte, quindi con un datore di lavoro e dei dipendenti. E comunque, secondo lei, c'è stato un grosso errore su questa persona? Per me la posizione di Sigri era da archiviare su tutti i fronti. Non c'entra niente, non ha fatto niente, non ha visto niente e non ha partecipato a niente. Quindi, che cani ha sbagliato in re ipsa, no? Allora, dottor Portera, sentito la dottoressa Ruggeri, il cantiere non c'entra nulla, Figri non c'entra nulla. Ma io mi devo basare sugli aspetti scientifici in quanto questo che devo valutare. E ci sono aspetti scientifici che portano comunque a un ambiente dell'edilizia. È vero che nella consulenza medico-legale non vi era una corrispondenza precisa su delle polveri particolari di questo cantiere di Mapello. È però vero che se i cani hanno portato in quella direzione, e a me sentire che i cani hanno sbagliato solamente con Yara, invece che nelle altre indagini funzionano sempre, mi sembra un po' un'esagerazione. Adesso sui cani, tra l'altro, ci torniamo. Aprile, abbiamo visto, abbiamo sentito, anzi, la dottoressa Ruggeri in questa intervista dire sostanzialmente Figri non ha visto nulla, non sa nulla, bisognava archiviare su tutti i fronti. Ma anche questa archiviazione forse è avvenuta in maniera molto frettolosa, no? Beh, per poterlo dire bisognerebbe avere tutti i dati in base ai quali il magistrato ha tratto quelle conclusioni. Io, se mi permetti, vorrei allargare un po' lo sguardo su quello che abbiamo visto su questo caso e tutti gli altri di questa sera. Come abbiamo visto, le vittime sono sempre i bambini, le donne, ma cioè la parte più debole della comunità. Questo cosa vuol dire? Che va bene interrogarsi su questi casi con l'intervento di periti legali, tecnici, magistrati, cioè, come dire, fare qualcosa di serio su questo. Non possiamo non tenere presente che poi questi dati vengono vissuti in maniera molto meno tecnica, cioè diventano, non dico un chiacchiericcio, ma qualcosa del genere. Per cui non è d'accordo il dottor Portera su questo, ma no, perché lui si basa ovviamente sul prove scientifiche. Di chi non è dentro nelle storie. Cioè, voglio dire, prendi questi dati, li porti in una comunità, in un bar, li porti in una famiglia che sa, e vengono poi elaborati in altra maniera. E il rischio cos'è? Che ci si fermi a sapere come è andata a finire. La cosa deve essere un po' più profonda. Questi episodi e queste vittime, tutta la parte più debole della società, non sono altro che la faccia brutta di questa comunità, cioè il modo in cui questa comunità esprime valori la cui parte deteriore si scarica sulla parte più debole.
Se ci fermiamo a come è andata a finire, sappiamo come finisce la storia, ma non abbiamo imparato niente. Questo è vero, ma noi ci dobbiamo basare sui fatti. Sara Viola. Questo è verissimo, la conclusione mi trovo totalmente d'accordo. La partenza magari un po' meno, nel senso che noi dobbiamo ragionare come ragiona la mente umana. E la mente umana è ovunque, è al bar, è lì che fa il chiacchiericcio, lì ci sono gli assassini e lì ci sono le vittime. Noi viviamo immersi nella comunicazione dove sono immerse vittime e assassini. Allora, se noi non ci domandiamo che cosa significano i dettagli che conosciamo, di questo assassino non conosciamo ancora nulla, quindi non ne possiamo parlare, ma della vittima sì. Cosa sappiamo della vittima? Che si muoveva a orari precisi, che frequentava quella palestra, che aveva delle abitudini ben definite che chi frequentava quel posto conosceva molto bene, che era innocente, che era attraente per la sua innocenza. Queste sono cose che sappiamo. È vero che nella Bergamasca ci sono 17.000 aziende, io vengo di lì, ma non tutte sono in una posizione tale per cui chi c'è può conoscere bene le abitudini di Yara. E soprattutto non poteva conoscere quel luogo, che non era casuale. Il corpo dove è stato il posto dove è stato lasciato il corpo di Yara. C'entra qualcosa? Torniamo alla domanda principale, il cantiere con la morte di Yara. Sentiamo la seconda parte del racconto di Francesco Cremonesi. Desolata, anonima come lo sono tutte le aree industriali che sorgono ai margini dei paesi. E così è anche la zona a cavallo dei comuni di Chignolo d'Isola e Madone, dove il 26 febbraio del 2011 venne ritrovato il corpo della piccola Yara. Tra capannoni e coltivazione di mais, in un campo in fondo a via Bedeschi, in una tomba a cielo aperto, Yara ha atteso per 3 mesi di essere ritrovata. Eppure era lì, a 50 metri dalla quotidianità delle industrie, dei frequentatori della vicina discoteca e delle coppiette che si appartavano nell'angolo buio del parcheggio per i camion. Solo 50 metri che, per assurdo, sono diventati un ostacolo insormontabile anche per chi l'ha cercata senza sosta. Perché mentre Yara moriva, la vita quotidiana scorreva regolarmente. Ed è proprio questo il punto, perché chi l'ha portata a Chignolo conosceva molto bene quel posto. Yara è stata trovata esattamente una cinquantina di metri dentro questo campo verso quegli alberi. Qui sul limitare del terreno, come potete vedere, ci sono laterizi e piastrelle che sono stati abbandonati perché evidentemente qualcuno qua viene e scarica con il furgone gli avanzi del cantiere. Ma allora perché tornare qui a indagare? Potrebbe forse essere che uno di quei furgoncini con a bordo coperte e taglierini che viene qui a scaricare i rifiuti abusivamente abbia anche portato il corpo di Yara. Francesco Cremonesi, da Chignolo d'Isola, hai trovato conferme a questa pista? Velocemente. Assolutamente sì, Salvo. L'altro giorno ho avuto un colloquio telefonico con un tecnico del comune di Chignolo d'Isola che mi ha confermato che questo campo, più il campo di Chignolo in località Bedeschi, dove mi trovo ora, prima del ritrovamento del corpo di Yara era una sorta di terra di nessuno in cui molte persone, molti artigiani venivano e abbandonavano abusivamente rifiuti e soprattutto rifiuti edili. Questo, unito alla coperta e al taglierino, ci porta sempre di più in direzione verso un cantiere. Speriamo che magistrati e investigatori tornino a battere ancora una volta la pista del cantiere. Grazie al nostro inviato Cremonesi. Tra poco, amici telespettatori, parliamo di stalking e femminicidio. Vi parleremo di donne uccise dai loro uomini che non si rassegnavano alla fine di una storia e di donne che hanno perseguitato invece altri uomini e che a loro volta sono diventate stalker, come una donna che ha accettato di venire in studio per raccontarci la sua storia. Ve la faccio conoscere tra poco, qui a Linea Gialla. Restate con noi. Lui la prese per i capelli e mi diede 3 coltellate alla gola. La quarta Emiliana mise la mano, cadde per terra e gli diede 10 coltellate dietro alla schiena. Mi ha chiesto. Vi faccio vedere questo numero, sono 113 le donne uccise dall'inizio di quest'anno, più o meno una ogni 2 giorni, un numero impressionante. Ognuna di loro aveva alle spalle storie di uomini
che non si rassegnavano, che piuttosto che perderle preferivano ucciderle, come in queste telefonate che vi facciamo ascoltare. Sentite. Non vi prenderò mai più per delinquente, perché lo prova. Come? Prova a farmi arrestare, perché se dicendo che ti ammazzo. D'accordo? La squadra morta, dove arrivo lì. Fatti pensare, ah, fammi arrestare. Beh, che so io come c***o me ne devo uscire. Saranno c***i morti, ma mio figlio, è giusto o no? Telefonate come queste, pensate, avvengono all'ordine del giorno. Molte donne si salvano, molte altre donne muoiono, come nel caso della storia che ci racconta il nostro inviato Martino Villosi. Ascoltate. Poteva pensare, né adesso né mai, che c'era capitata sta fortuna. Sporchi come sono, maledetti, tutti quanti. Una ragazza così bella e pulita, loro non avevano idea. 66 coltellate, 20 al cuore, tantissime al volto. Una ragazza di 25 anni, 3 anni fa, è morta così. Lontana dalla sua camera nel cuore di Napoli, massacrata dall'ex fidanzato in un residence di Terracina. L'epilogo di una storia incredibile, dove l'amore e la dolcezza escono sfigurati. La storia di Emiliana Femiano. Il suo sogno era che incontrava un ragazzo normale. Buono come lei, normale, e crearsi una famiglia. Non chiedeva poi tanto, Emiliana. Quando Luigi Faccetti incrocia la vita di Emiliana, un giorno qualunque nel centro di Napoli, lei è una ragazza come tante, serena. Le bastano 15 giorni per iniziare a subire. Gelosia, insulti, minacce, soprattutto tante botte, ma nessuna denuncia. Lui la seguiva per le strade di Napoli, a Via Duomo, la prese per i capelli così, cioè lui mirava sempre a volto. La prese per i capelli così e gli diede un pugno in bocca e gli torse un dente. Quando Emiliana decide di lasciarlo, Luigi Faccetti non vuole lasciar correre. La sera del 20 dicembre 2009 la aspetta sotto casa. Lui si nascose dietro una pianta con il cappuccio in testa e gli fece un vero agguato. Disse: vieni qua, scendiamo giù al garage che ti devo uccidere perché sembra brutto davanti a tutti quanti. Lui la prese per i capelli, gli diede 3 coltellate alla gola. La quarta Emiliana mise la mano, cadde per terra dal dolore, il sangue usciva. E gli diede 10 coltellate dietro alla schiena. Faccetti fugge, si consegna alle forze dell'ordine. Emiliana trova la forza di denunciare le sue violenze. Condannato per tentato omicidio, Luigi Faccetti ottiene gli arresti domiciliari. Il giudice titolare aveva scritto che questa persona era violenta e poteva reiterare il reato. Se io, titolare del fascicolo, ti dico non muovere le cose così come stanno, qual è stata la motivazione che ti ha spinto questa fretta a mettere fuori questa persona? Per lei fu un fatto veramente brutto. Aveva paura. Era terrorizzata tanto che lei diceva: io non voglio più vivere. Lei me lo diceva: io guarda, io ho paura dei rumori improvvisi, ho paura del clacson, ho paura delle porte che sbattono, sono completamente... Spesso me lo sento alle spalle, sebbene io sia a casa mia. Zia, che dici, ma ho sbagliato a denunciarlo perché io sento una pena. Emilia non deve avere pena di lui, perché lui non ha avuto pena di te. Da quando lui è uscito dal carcere, è andato agli arresti domiciliari, non abbiamo avuto più pace. Telefonate, minacce, gente che andava e veniva dal negozio. Un anno dopo l'aggressione, Emiliana trova la forza. Esce di casa. Nemmeno un processo è riuscito a stabilire perché, dopo aver detto ai genitori che stava andando in discoteca, salga invece in macchina con Marco e Giuseppe Prisco, cugini di Faccetti.
perché si lasci portare fino a Terracina, a casa di Luigi, il quale dopo due ore esplode, impugna un coltello da cucina e inizia la mattanza. Quando esce, ferito e sporco di sangue, i cugini Prisco lo portano al pronto soccorso. Se l'ha preso con mia figlia, ha fatto il guappo con mia figlia, il classico napoletano che vuole fare il guappo con le donne. Lui non aveva, diciamo, la forza di stare vicino a una ragazza così bella, perché lui non era un significante. Cioè, mia figlia gli piaceva l'abbigliamento, io ho aperto questo negozio. Poi mia figlia non ci sta più e io non ho proprio più la testa. Non riesco più a fare niente, perché questi maledetti mi hanno distrutto. Perché solo un maledetto come quello che ha ucciso mia figlia. Gesù non si deve dimenticare di questo, che quello ha fatto la più grande cattiveria che un uomo può fare. Cosa resta tre anni dopo di una vicenda che portò Napoli a marciare contro la violenza sulle donne? Una condanna in secondo grado a 30 anni per Luigi Faccetti. Una famiglia che annega nel dolore. Le amiche di Emiliana che hanno paura di farsi intervistare. Il matrimonio recente di Giuseppe Prisco, accusato soltanto di favoreggiamento come l'altro cugino. Siamo stati al suo quartiere, a Napoli, dove nessuno lo conosce. Ma Emiliana viene ricordata così. Nessuno è vero. Soprattutto qui a Napoli. No. Mi fa le ossa da piccolo. Quindi non c'è niente. Te l'hai cercata. Ah, te l'ho cercata. Perché già la stavo uccidendo una volta. Tu non ci puoi andare un'altra volta. Ti da circo. La gente è cattiva. È malvagia. Non si finisce mai perché ognuno si fa i fatti suoi. Ho capito che lei non torna più. Me ne sono fatto una ragione. Una storia incredibile quella che vi abbiamo raccontato. Sala Viola, qualcuno dice Emiliana se l'è andata a cercare. Si è andata a cercare la morte, si è andata a cercare quelle 80 coltellate, ma forse Emiliana voleva ricostruire quel rapporto con quell'uomo violento. È difficile capire cosa leghi la vittima della violenza al suo carnefice. Nella donna ci sono tanti sentimenti contrapposti. C'è la paura, ma evidentemente Emiliana ad un certo punto non ne ha avuta più, perché c'è tornata tra le braccia del suo assassino, incontro a lui. C'è la speranza infinita che lui cambi, che lei sia in grado di farlo cambiare, che il suo amore lo faccia cambiare. C'è anche, nascosto in qualche parte dell'animo di tutte noi donne, un sentimento di colpa. Lei lo aveva denunciato e una parte di Emiliana si sentiva sicuramente in colpa per questo. Allora io penso che le donne debbano farsi aiutare per comprendere cosa accade nel loro animo e per non armare la mano di chi le ucciderà. Professor Mastronardi, che cosa vogliono dire le coltellate in faccia, sulla faccia di Emiliana? Devo togliere la tua persona dalla mia vista. Tu hai offeso la mia persona, hai offeso la mia struttura di personalità, hai offeso me stesso. Devo toglierti di mezzo, devi scomparire dai miei occhi. Quindi ti colpisco al volto. Questo è quello che, ahimè, purtroppo può capitare a chi a un certo punto ha bisogno d'aiuto, e questo è quello che abbiamo già pubblicato già dal 1999, occupandoci delle ricerche americane, dove fu visto che non possiamo soltanto proteggere la donna, la quale donna quindi, anche se utilizzasse la legge anti-stalking, no, che all'articolo 8 contempla l'ammonimento, se ci troviamo di fronte al cosiddetto rancoroso, oppure al paranoico, oppure ancora, ho due casi ora molto grossi di disturbo di personalità, disturbo narcisista di personalità, questo che fa? Esce dal carcere e ti ammazza la persona. Quindi a questo punto coinvolgiamo gli uomini, come curiamo gli uomini, perché se non curiamo gli uomini e soltanto ci dedichiamo alle donne, è un progetto che stiamo portando avanti con l'ONU ora, e soltanto così riusciamo a fare in modo che donna e uomo riescano l'uno e l'altro a capire che l'una che deve denunziare subito e non un anno dopo. Questa è la media purtroppo con cui... Ha ragione, professor Mastronardi, perché tra l'altro Simona Bertozzi, di queste storie ce ne sono tante, ma se ne parla poco. E l'impressione è che
gli uomini non si rassegnano alla fine di una storia. Sì, sicuramente non si rassegnano alla fine di una storia, ma probabilmente non si rassegnano certi tipi di uomini con evidenti problemi a pensare di perdere un possesso, perché non possiamo parlare di uomini innamorati, credo che possano concordare tutti, delle loro compagne, delle loro mogli, ma di uomini che interpretano la donna come un oggetto di loro proprietà, di cui non possono fare a meno, e quindi una proprietà che devono in qualche modo riaffermare, con ovviamente la violenza, e i casi che abbiamo visto sono Aprile, però sono uomini tutti con un vissuto, con un passato normale, che improvvisamente diventano criminali, come se ci fosse uno sdoppiamento della loro personalità, no? Beh, sono, come dire, non tutti sono normali, si vede anche da prima, in alcuni casi, per esempio, il ragazzo che ha buttato il bambino, suo figlio, aveva un vissuto che, seppur non portava a far presagire una conclusione di quel genere, certo tranquillo non era. Dopodiché, se ci sono delle persone in grado di capire che quelli normali non sono, sono le loro compagne, le loro mamme, sono le donne che con loro condividono tutto. Queste tragedie sono tragedie di ritardi, il ritardo da parte della compagna, della moglie, delle mamme, di ammettere che quell'uomo è un po' così da starci attenti. Nella denuncia, i ritardi poi, quando tu denunci, ci vogliono dei tempi, cioè tutto arriva in ritardo, e arriva in ritardo quando la ragazza è già stata raccontata. Quando non c'è più nulla da fare, dice Pino Aprile. Ma non è un dramma, una piaga questa che riguarda soltanto gli uomini. Ci sono anche delle donne che non si rassegnano alla fine di una storia con il loro uomo e diventano a loro volta delle persecutrici, tra virgolette, delle stalker anche loro. Qui in studio con noi c'è Angela, diciamo un nome di fantasia. Buonasera Angela. Lei ha iniziato una relazione extraconiugale con un uomo e ha perso la testa. Vuole raccontare la sua storia? Sì, mi sono innamorata di una persona. Il mio matrimonio già non andava bene e dopo un mese neanche ho chiesto la separazione. È iniziata questa storia, una storia bellissima, e praticamente dopo qualche mese questa persona mi ha rivelato un segreto. Questa cosa mi ha sconvolta. E sono stata male, sono andata in pronto soccorso, da lì mi hanno cominciato a prescrivere dei psicofarmaci. La cosa andava sempre peggio, anche perché vedevo che lui aveva degli atteggiamenti strani, cioè prima andava bene, poi andava male. Lei a un certo punto si è resa conto che lui voleva troncare questo rapporto? Non mi sono resa conto subito, perché aveva degli atteggiamenti di protezione, lui si occupava di me, dei miei figli, mi sembrava che avevamo delle prospettive, mi diceva vediamo come va fra 2 anni, per cui non capivo bene che cosa volesse lui. E poi che è successo? È successo che lui mi ha portata da una psicologa e lì mi ha detto che la storia doveva finire. E io, davanti a questa psicologa, io questa cosa non l'ho accettata, anche perché non mi sembrava vero. Cioè avevo... Non se lo spiegava questo? Non me lo spiegavo questa cosa. E quindi che cosa è successo? Lei non si è rassegnata? Voleva chiudere questa storia, e lei cosa ha fatto? Io praticamente, lui dopodiché è partito per le vacanze, sì. E durante questo mese comunque c'erano sempre dei messaggi fra di noi, e lui mi diceva mi devi aspettare,
mi devi, tu capisci quello che io dico, voglio che tu ritorni come prima, come una volta, perché io stavo comunque male e tutto ritornerà come prima. Per cui mi si riaccendeva questa speranza di ricostruire questo rapporto. E arrivato a un certo punto, invece, da un giorno all'altro, lui mi manda un messaggio dove mi dice praticamente io non sono la tua medicina, non mi mandare più messaggi. Lì mi è crollato il mondo addosso. E che è successo, Adriana? Cosa è successo? Io l'ho cercato ripetutamente, telefonicamente, mandandogli messaggi. Quanti messaggi? Quante telefonate? Tante? Tante, molte. Per esempio? Ma mandavo anche 5-6 messaggi al giorno, provavo a telefonargli, ma lui non mi rispondeva. E dopodiché, verso la fine di agosto, da lontano, io ero in macchina, da lontano l'ho visto, lui mi ha vista e praticamente passandogli vicino mi ha insultato. Mi ha insultato, mi ha detto delle brutte parole, mi ha inseguita e è sceso con un blocca pedali. E lì abbiamo avuto una discussione, è arrivata la polizia, l'ambulanza, perché io mi sono sentita male. E poi lei si è rassegnata oppure no? Non mi sono rassegnata, anche perché dopo qualche giorno ho tentato il suicidio. Immediatamente il giorno dopo sono andata dalla mia psichiatra, dove mi ha mandato in due cliniche. Sono stata per quasi 45 giorni dentro due cliniche, dove in queste cliniche sei soltanto un numero, dove sei sedata dalla mattina alla sera. Ma lei nel frattempo non aveva dimenticato questo? Non avevo dimenticato. Io dentro la clinica continuavo a mandargli messaggi, spiegazioni, perché lui non... E lui non rispondeva? Non mi rispondeva. Sì. E ho avuto soltanto 6 colloqui in 45 giorni da una psicologa. Quando sono uscita dalla clinica stavo peggio di prima. La prima cosa che ho fatto, sono andata sotto il suo ufficio, sì, gli ho mandato un messaggio se poteva scendere perché volevo parlargli e abbiamo un po' parlato, era distante, non capivo che cosa diceva, ma sinceramente non capivo neanche io che cosa dicevo, perché io sotto psicofarmaci non... Ha avuto il desiderio di fare del male a quest'uomo, Angela? No, mai, assolutamente. La cosa che non accettavo era il fatto di vedere questa persona completamente cambiata. Disinteressata a lei? Sì, non era più la persona. Non si era rassegnata? No. Alla fine di questa storia? No, non mi sono rassegnata. Ho continuato a mandargli messaggi, telefonate. Telefonate, gli ho mandato, scritto delle lettere e... L'ho fermato anche per la strada e ogni volta che lo fermavo lui mi minacciava dicendomi chiamo i carabinieri, ti faccio sbattere in galera. E a lei non importava? No, perché io avevo bisogno di lui, perché dopo una storia così importante, cioè io ho cambiato tutta la mia vita per lui. Volevo delle spiegazioni, volevo capire bene. E com'è che ha smesso di tormentarlo questo signore? Diciamo che grazie a lui, alla fine, lui mi ha dato il numero dell'associazione del dottor Massimo Lattanzi. E grazie al dottor Massimo Lattanzi sono arrivata all'accettazione adesso. Di questa storia finita. Di questa storia finita. Diciamo è un percorso molto lungo, è quasi un anno che vado in associazione. E ha smesso di pensare a quell'uomo? No. Ci pensa ancora? Ci penso ancora. E non si è rassegnata alla fine di questa storia ancora? Non del tutto.
però devo comunque, il dato di fatto è che mi devo comunque rassegnare perché è finita, però l'abbandono è stato tragico, traumatico, anche perché io sono stata abbandonata da mio padre quando avevo 20 anni, per cui questo è stato l'ennesimo abbandono e non, questa persona ho capito soltanto adesso che ha capito la mia fragilità di quel momento, mi ha comunque raggirata, mi ha... Si è sentita usata? Sì. Grazie, Angela, per la sua testimonianza. Grazie. Sara Viola, abbiamo sentito la storia di questa donna. Anche le donne hanno il problema del possesso e non si rassegnano facilmente alla perdita dei loro uomini. È vero, Salvo, ma... Angela è stata bravissima a raccontare la sua esperienza e ci ha fatto capire cosa cercano le donne quando una storia finisce. Cercano la spiegazione, cercano la motivazione, cercano il perché. Perché per una donna l'amore non finisce. Per una donna, per come la donna vive questo sentimento, un sentimento bello, come diceva Angela, una storia iniziata come una bella storia non può finire. Ecco, è molto diversa quindi la modalità, diciamo, di elaborare una fine nella donna e nell'uomo, e purtroppo l'uomo è complice di questo bisogno della donna, perché spesso l'uomo è vago, è ambiguo, per uscire dalla storia non dà un messaggio netto, definitivo, come fa una donna, basta, l'uomo ti lascia sperare e questo arma la stalker e la fa diventare ancora più cattiva. Massimo Lattanzi è il presidente dell'Osservatorio Nazionale dello Stalking. Come si differenzia lo stalking femminile da quello maschile, dottor Lattanzi? Ma guardi, non è che ci siano grandissime differenze. E dalla statistica risulta che, a differenza degli uomini, il target delle donne sono altre donne. Circa il 50% delle vittime di donne sono altre donne, rispetto agli uomini che sono 85% donne vittime, meno del 20% sono uomini. Ma la cosa che mi preme dire è che dovremmo superare il discorso uomini-donne. Lo stalking non è una violenza di genere. E come Angela ci ha ben rappresentato, lì poteva esserci anche un uomo adesso. Avrebbe detto più o meno le stesse cose. Dobbiamo superare questo pregiudizio. Dobbiamo superare questo scoglio. La cultura deve cambiare. Altrimenti qui staremo, se Dio vuole, fra 10 anni a dirci le stesse cose. Dal 2003 che sistematicamente le donne uccise sono oltre 100. E stiamo sempre qui e non cerchiamo di cambiare la cultura. La cultura è questo. Molte persone, uomini o donne, anche tra adolescenti, non dimentichiamo il target, la popolazione degli adolescenti, che si parla di bullismo, ma la maggior parte dei casi è stalking tra adolescenti. E noi stiamo portando avanti questa campagna, noi da 12 anni ci occupiamo delle persone, sia uomini che donne, presunte vittime e presunti autori. E il protocollo sta funzionando, anche grazie al magnifico apporto del sindacato di polizia COISP, che direttamente con gli operatori li aggiorniamo e li supervisioniamo. E vi danno un supporto e ve lo date a vicenda. Avvocato Zermonia, quindi le donne non sono solo vittime, in qualche caso, come abbiamo sentito, diventano anche delle stalker, ma si arriva all'aggressione fisica, alla violenza? Come ha appena detto il dottor Lattanzi, la violenza sia del genere maschile che del genere femminile, solo che mentre quella maschile è evidente, si manifesta, quella femminile non viene proprio denunciata, cioè non è che non esiste, non viene proprio denunciata dagli uomini, perché vi è una cultura nel nostro sistema secondo cui un uomo si vergogna, ha pudore a denunciare il fatto che viene aggredito fisicamente dalla propria compagna o dalla propria ex. Quindi il problema è che non emerge, non che non esiste. Il problema è che non emerge, quindi il problema, lei dice, esiste ma non emerge a sufficienza. Perché non emerge? Perché l'uomo non lo fa emergere, l'uomo lo vive ma si vergogna a manifestarlo, si vergogna ad andare dalle autorità e denunciare l'aggressione subita. Non è curioso tutto questo, professor Mastronardi, cioè il fatto che l'uomo abbia pudore, come ci ha detto l'avvocato Zerbonia, di parlare anche di una sorta di aggressione verbale o fisica da parte di una donna? Da sempre la mascolinità ha tenuto a difendere quella che era l'egemonia e quella che è stata sempre l'egemonia del territorio affettivo. E quindi sono io che conduco, nessuno può farmi l'onta
di farmi del male. Ecco, quello che cogliamo qui, abbiamo colto appunto che mentre in questo caso la signora, ahimè, è implosa, per esempio, con il suicidio, pensando al suicidio, eccetera, in molti casi esplodono. Ecco, meno male si è fermato all'implosione, mi dispiace che poi dopo ci abbia rimesso anche un po' di stati d'animo, ovviamente tutto lascia comprendere che possano essere stati gli angosciosi, non l'ha superato ancora, l'ha accettato. Ma quello che bisogna considerare è che, meno male, in questo caso c'è un percorso, il percorso dell'accettazione di tutto quanto quello che può essere accaduto. In molti casi questo non avviene, ecco, non c'è cultura. Quindi l'uomo, mi rifaccio alla precedente domanda, come mai l'uomo non denunzia? Ma ecco, l'uomo deve riuscire a comprendere che la donna ha fatto il suo percorso in evoluzione, deve accettare questo percorso. È un fatto di cultura che ancora da noi manca. È stato chiarissimo, professor Mastronardi. Mentre continuano ad arrivarci segnalazioni di stalking ai danni di donne e di uomini al nostro centralino di Linea Gialla, ve lo ricordo, vi ricordo il numero 0287317, vi leggo alcuni messaggi che ci arrivano su Twitter. Antonio Celli, questi numeri, si riferisce ovviamente ai numeri del femminicidio, mi fanno vergognare di essere uomo. Marcella scrive, femminicidio, violenze devono avere risposte forti dalle istituzioni e condanne esemplari, stop. E ancora Antonella dice, Emiliana, la ragazza di Napoli di cui vi abbiamo raccontato in apertura di Blocco la Storia, sarà sempre nei miei pensieri e nel mio cuore. Monito per le mie figlie. Chi ti ama non ti picchia, dice questa telespettatrice. È possibile capire quante volte uno stalker si avvicina alla propria vittima? Con le nuove tecnologie sì, è possibile, ma ci sono donne che per sfuggire ai loro uomini, pensate, vivono oggi in località segrete. Una di queste donne ve la presentiamo tra poco e da lei ripartiamo con Linea Gialla. Ancora in diretta agli studi della 7 di Milano, questa è Linea Gialla, bentornati. Stiamo parlando di stalking, donne che perseguitano gli uomini e uomini che invece perseguitano le donne e in qualche caso le uccidono. Ormai quasi un caso al giorno, l'ultimo caso nella notte tra sabato e domenica. Colleghiamoci con la redazione di Linea Gialla, con Federica Pezzali. Cosa è successo, Federica? Sì, dunque, il fatto è avvenuto alla Spezia. L'inizio di questa vicenda era simile a quello delle tante storie che si sono concluse purtroppo con l'uccisione di una donna, con un femminicidio. Questa volta l'epilogo è stato diverso, comunque tragico. Angelo Di Imporzano, un uomo di 57 anni, è morto in una sparatoria con i carabinieri dopo che si era presentato armato di una calibro 38 a casa della moglie. Al momento due carabinieri sono indagati per eccesso colposo di legittima difesa. La nostra Elisabetta Gherardi è stata alla Spezia per noi e ha raccolto testimonianze e un documento inedito. Vediamo il servizio di Elisabetta Gherardi. Per raccontare quello che sarebbe potuto essere l'ennesimo caso di femminicidio, dobbiamo partire da un messaggio scritto su una banconota da 5 euro che Angelo D'Imporzano, 57 anni, ha lasciato sul banco dell'enoteca da Giorgino, nel centro storico di La Spezia. Poi la banconota era chiusa e niente. E c'è questo messaggio qua che mi ha lasciato. Gelo, è stato il gelo. Vi voglio bene a tutti. Cosa significa questo biglietto? Due ore dopo averlo scritto, si è recato a casa dalla moglie, nel pieno della notte, armato di un revolver calibro 38 con matrice a brasa, in ottimo stato d'uso, detenuto illegalmente. Per i carabinieri del comando di La Spezia, intervenuti su chiamata della moglie, perché l'uomo visibilmente alterato aveva tentato di entrare in casa, Angelo D'Imporzano era andato con l'intento di uccidere.
Aveva sparato in aria un colpo a vuoto, si era allontanato dall'abitazione della donna per vagare senza meta e avvisare la moglie alle 3:30, due ore dopo, con un SMS del suo ritorno. Questa volta, sotto casa della donna, ad aspettarlo trova i carabinieri. L'uomo si dirige dalla parte opposta, cammina con affanno, rivolge l'arma contro i militari, poi verso se stesso, farfuglia parole sconclusionate. Inizia una estenuante trattativa. I carabinieri cercano di convincerlo a posare la pistola. D'Imporzano si rivolge ai militari dicendo che i primi a morire saranno loro. Apre il fuoco, spara tre colpi. I carabinieri rispondono, l'uomo rimane a terra. Sono le stesse forze dell'ordine a chiamare i soccorsi, che tenteranno inutilmente di rianimarlo. Saranno la perizia balistica e l'autopsia sul corpo a chiarire quello che è successo. Eppure per gli amici, Angelo era un uomo mite, generoso, brillante, incapace di compiere un gesto tanto estremo come quello di sparare a sua moglie. Non lo sarei mai aspettato perché è sempre stata una brava persona. Ed era una persona amabilissima, gentilissima, squisita, ecco, da un certo punto di vista personale. Bravo come il pan. Se c'aveva 1.000 lire in tasca, te ne dava 500. Diciamo la verità. Aveva un intento di fare male a sua madre, non riusciamo a capire questo. Veramente no. Una vita tormentata dall'alcol, ma nessuna denuncia, nessuna passione per le armi da fuoco. Apparentemente nessun motivo che renda comprensibile il suo gesto. Sembrava una brava persona, perché poi alla fine dei conti, cioè una brava persona, io che mi ritengo una brava persona, non saprei dove andare a procurarmi una pistola, proprio non saprei. A meno che non si tratti proprio di un colpo di testa pauroso che lo ha portato a dire basta e abbia cercato in tutte le maniere di uccidersi o di rimanere ucciso. Salutato, mi ha detto non ci vediamo più. Ho detto ma come non ci vediamo più? Cioè, vieni, la prossima volta vieni. Non ci vediamo più, mi ha dato un bacio, mi ha salutato. Ha detto ciao e ci aveva le lacrime agli occhi. In quelle parole, scritte su una banconota lasciata per pagare l'ultimo giro di bevute agli amici, c'era il suo addio? Sapeva di andare incontro alla morte? Ma io non pensavo che era un addio. Non lo so, non pensavo che era un addio. Se non l'avrei fermato, io l'avrei fermato. Insomma, avete sentito, era un uomo pronto a tutto, ossessionato dall'idea di farla pagare in qualche modo alla sua donna, talmente ossessionato, professor Mastronardi, da rischiare la sua vita e mettere nel conto anche l'idea di morire. Ma io ho la sensazione che ci troviamo dinanzi ad un suicidio per procura, cosiddetto, ovvero sia il mostrarsi con un'arma appunto per attirare poi dopo i colpi delle forze dell'ordine. Questo è quello che il biglietto lo comproverebbe. Pensiamoci a questa cosa, per cui questa è un'interpretazione che secondo me è la più veritiera. È la più veritiera, secondo Mastronardi. Sara Viola, anche in questo caso agli occhi degli amici quest'uomo era una brava persona, non aveva nessun problema, niente faceva presagire un finale del genere. Conoscere noi stessi è difficilissimo per noi, figuriamoci per gli altri. Qualche volta dopo anni e anni di analisi un paziente ti stupisce facendo delle cose che tu, che lo hai studiato così a lungo, non ti saresti mai aspettato. Noi dobbiamo ricordarci che tra quello che è conscio e consapevole in noi e quello che sta dentro di noi ma non lo sappiamo perché inconscio, a volte c'è un abisso. La donna di La Spezia si è rifugiata dentro casa per fuggire alla furia del marito. L'ospite che abbiamo qui in studio questa sera, Daniela, buonasera, invece buonasera. È costretta a vivere in una località segreta. Sì. È così? Sì. È così da un anno, dal 30 giugno dello scorso anno esattamente, perché dopo 9 denunce per stalking, un processo, è stato condannato a 10 mesi con la condizionale, quindi libero. E dopo una settimana dal processo ha ricominciato esattamente come prima, con minacce e persecuzioni, però si sentiva più forte perché dei due, secondo lui, quello che, non secondo lui, realmente quello che ha vinto è stato lui, perché io ho combattuto 3 anni per la mia sopravvivenza, quella di mio figlio, quella di mia madre, e 3 anni durante le quali le indagini andavano a rilento, nonostante le denunce, sono state molte,
e alla fine lui è stato libero. Quindi la vittima di reato non ha diritti rispetto a chi il reato lo commette. Questo è una cosa che secondo me non ha Daniela, non ha lei senso. Ha ancora paura per la sua incolumità? Assolutamente sì. Io ho fatto un'altra denuncia anche quest'anno. Lui sta continuando a cercarmi. Mi ha giurato di uccidermi. E vivo nascosta con mia madre. È stato capace negli anni delle violenze più acute di, a parte violenza domestica a me, mi ha ucciso i cani, mi buttava le teste in giardino perché colpiscono quello che tu hai di più caro, ha minacciato di morte mio figlio che allora era minorenne più di una volta, quindi insomma è una persona che non demorde. E io, e nonostante sia così pericoloso, torna libero, libero, sì. E nessuno... È diventato un seriale. Nessuno perché? Si occupa di questo signore? No. Nessuno, ma è alla base lo sbaglio, credo, in Italia. Io vedere questi numeri per me è una cosa terribile. Io non ne posso più di sentir parlare di morti annunciate. Queste 113 donne penso che avessero avuto più o meno una vita come la mia, cioè di denunce, di lotte, di grida di aiuto che nessuno ascolta. Perché questo è il problema che abbiamo qua. E io... vorrei che chi fa le leggi provasse non 10 anni come nel mio caso, ma 2 settimane di quello che si vive con 100 telefonate al giorno, 50 durante la notte, 150 messaggi per 7 anni. Sono lunghi 7 anni in cui tenti e speri solo di rimanere viva. E io oggi combatto per quelle 113 donne, per le 124 dell'anno scorso e per tutte quelle che non ci sono più. Perché è ora che si finisca di parlare di morti annunciate. Scusate, ma io sono stanca. Io ho fatto una denuncia quest'anno a giugno, mi ha distrutto la macchina, non avevo le prove. Perché a differenza degli altri anni, mi sono stancata di girare con la telecamera, con la macchina fotografica e quindi presentare accanto alla denuncia le prove di quello che stavo dicendo. Noi vittime, che è una parola che non mi piace, noi donne dobbiamo essere credute, a prescindere che io porti o meno una fotografia. Questo va, occorrono delle persone che facciano dei corsi, che siano preparate ad accogliere le donne nella mia situazione. Perché non è... Io non credo che sia possibile che in un paese civile come il nostro si debba arrivare a parlare di piaga sociale. Quando una donna denuncia, ci sono tanti casi, li ho sentiti, io non faccio altro che ascoltare queste cose. E hanno fatto 6-7 denunce, io sono stanca di vedere mamme che piangono le figlie perché potrebbe essere mia madre e figlie che piangono le mamme perché potrebbe essere mio figlio. Io sono veramente stanca di combattere, no, un momento, scusate, non sono stanca di combattere, sono stanca di vedere che non si fa niente, se ne parla, ma le cose c'è non un immobilismo cambiano. E sì. Infatti questo, professor Mastronardi, è il grande problema, è il nocciolo della questione. Confermo quello che dice la signora, meno male, in modo timido, ma qualcosa sta cominciando a smuoversi. Per esempio, l'Università di Milano, una mia validissima collega, in convenzione tra l'Università, tra la sua cattedra e la Procura della Repubblica, nel momento in cui un uomo viene arrestato per stalking, a questo punto lì dove la situazione si presenta a rischio perché recidivo, perché per tanti motivi, a questo punto lo si invia immediatamente in costanza di detenzione. Quindi a chi? A chi può curarlo e quindi prevenire la recidiva. È la serialità, sì, a cui accennava lei. Sì. È la serialità a cui accennava proprio poco fa Daniela. Avvocato Zerboni, ho una curiosità. Tutti sanno cosa succede alle donne dopo gli episodi di stalking, no? Donne come Daniela si sono riuscite a salvare, addirittura hanno cambiato località, città, abitudini. Altre donne invece non ce l'hanno fatta. Cosa si può fare invece all'inizio di queste storie di stalking? Cosa possono fare le donne o gli uomini che sono vittima di questo tipo di pressioni? Alla base, secondo me, è stato detto già quello che andrebbe fatto.
Allora, siccome il problema è trasversale, noi dobbiamo smettere di pensare che non sia un problema solo delle donne, il problema è anche degli uomini. Quindi a questo punto, prima di tutto, va risolto, cioè vanno formati degli operatori speciali che si occupano tanto delle vittime dal principio, da quando il percorso inizia, tanto degli stalker da quando il percorso inizia. Sì, ma facciamo un esempio concreto, avvocato. Cioè, chi bisogna chiamare? A chi bisogna telefonare? Allora, a chi bisogna rivolgersi? Giuridicamente, da un punto di vista tecnico-giuridico, dobbiamo chiamare le forze dell'ordine, sì, perché in quel caso è necessario, sì, chiamare le forze dell'ordine. Però, sì, la vittima deve imparare a iniziare a difendersi da sola. Perché le spiego. Come? Ci le forze dica dello... come? Allora, io consiglio, presso l'Osservatorio, sì, Nazionale Stalking, consiglio sempre alle vittime di iniziare a fare un diario. Perché le vittime sopportano per un lungo periodo e poi si decidono a denunciare. Quando denunciano, spesso si sentono in colpa e i tanti fatti che hanno subito, tante persecuzioni, le hanno già dimenticate. Quindi le prove non sono state fornite. Nel diario, invece, io dico sempre, cominciate a fare giorno per giorno, indicare la data, quello che vi succede, l'atto persecutorio, la testimonianza di qualcuno. In modo che, sì, non va, non in modo che nulla vada perso. Ma perché le prove non le chiedono ai carnefici? Perché purtroppo, no, signora, perché non, non sono perché non chiedono a loro doveri tu quel giorno? Doveri tu quel, a me è successo. Cioè, voglio dire, a me è stata archiviata una denuncia perché non gli hanno chiesto dove era lui quel giorno, perché io non ho portato le prove. E questo è un problema poi. Quello della, è una cosa che dovrebbero cominciare a fare dall'alto, cioè dover... chiedere a loro dove si trovavano in quel momento, certo, non aspettare, certo, che ma una... siamo noi a arrivare là. Ma io quello l'ho durante le indagini poi verrà esercitato. Infatti, da quanto ho capito, lo stalker qui è stato condannato. Sì, ma è libero. Cioè io lo so, vivo, ma infatti siamo il solito problema, bisogna creare, cioè, delle strutture, cioè, dove poi vengono curate, cioè vengono fanno un percorso di risocializzazione, perché queste persone comunque e ad un certo punto delle devono risolvere il problema, perché farlo, se no noi ritorniamo avvocato sempre allo stesso punto. Certo, ha ragione. Cioè diventiamo recidive. Cioè, un momento, sì, qui stiamo parlando... Scusatemi, cioè, il percorso di ripresa della vita di una vittima, che come nel mio ma caso ho detto sono 12 che... anni che subisce. Ma infatti, signora, chi io ho appena detto che la vittima ha diritto di essere seguita da quando inizia il percorso, perché la vessazione inizia già da prima, da una violenza psicologica che c'è alla base, già nel rapporto tra i due. Certo, sì, però c'è da dire però, Sara Viola, che molte donne giustificano il comportamento degli stalker e quasi a non volerli rovinare... Non li denunciano poi? Sì, non lo fanno per paura, non lo fanno per una strana alleanza inconscia, non lo fanno per tanti motivi, però quello che io tenevo a dire è che forze dell'ordine e indagine sono due espressioni postume, cioè ti fanno già capire che è successo già tutto quanto. E io ringrazio la signora che ha parlato così bene della sua angoscia, perché invece oggi quello che dovremmo fare è qualcosa di più psicologico che giuridico. Ci sono le associazioni nuove, lo ripeto per un'altra volta, il Cerchio degli Uomini è una, ma ce ne sono altre che si occupano di uomini violenti. Lì le vittime, secondo me, dovrebbero andare non soltanto a denunciare, ma anche a chiedere aiuto a chi si occupa degli aggressori. Quindi le associazioni delle donne e le associazioni che curano gli uomini violenti insieme devono agire. Certo. E questo può avvenire prima. È utopistico, ma qualcosa si sta Molte avvenendo. Donne si sono rivolte ad Angelo Galluzzi, che è un investigatore privato. È vero che oggi si possono controllare gli spostamenti con la nuova tecnologia degli stalker? Sì, assolutamente sì. È chiaro che per incastrare il persecutore bisogna raccogliere delle prove. Sì. Bisogna raccogliere delle prove apposta per poter applicare l'articolo 612 bis del codice penale, no? Quindi per poterlo arrestare. Lei ha degli strumenti sul sì, tavolo? Sì, assolutamente. Io di solito uso suddividere le investigazioni su stalking in tre fasi. Posso applicare questo strumento, che è un localizzatore satellitare, sull'automobile del sull'automobile del, eccolo qua, sull'automobile, sì, del persecutore, sì, e allo stesso tempo posso applicare un altro localizzatore satellitare sull'automobile della vittima. Io posso in questo modo controllare 24 ore su 24 attraverso un tablet o un PC gli spostamenti dello stalker. Questo è utilissimo soprattutto nel momento in cui lo stalker ha già magari una diffida e quindi le forze dell'ordine gli hanno vietato di recarsi in determinate zone. Quindi questa è già una prova documentale che noi possiamo fornire. È importante anche fare un accertamento di computer forensic e mobile forensic. Questo per accertarci in via preventiva che il computer della vittima
o il suo cellulare non abbia installato uno spy software. Sappiamo che questi spy software... Spy software, diciamolo per chi non è avvezzo sì, si acquistano tranquillamente su internet. No, servono soprattutto a spiare il telefono dell'altra persona. Il telefono dell'altra persona o il PC. Lo copiano sostanzialmente. Email, SMS, tutto quello che... Ma sono cose che possono fare tranquillamente perché si acquistano online. Non pensiamo che siano cose fantastiche. Troppo complicate. Esattamente. Ma nel momento in cui lei, Aluzzi, si accorge che lo stalker si avvicina troppo a una vittima, cosa può fare? Sì, io facciamo anche un'attività di sorveglianza visiva e discreta della vittima. Mi è capitato diverse volte di dover fare questo tipo di attività e quindi di appostamento nei pressi dei luoghi più sensibili dove il persecutore usa avvicinarsi di più. Penso per esempio alla casa, oppure quando porta i bambini all'asilo, oppure quando esce dal lavoro. Interviene lei o chiama la polizia? Noi facciamo un'attività documentale, quindi documentiamo con attività dei testimoni, degli agenti investigativi che hanno valore legale, o anche con le videoriprese. Chiaramente, e forniamo le prove al cliente che poi le porterà per la denuncia. Chiaramente, se la situazione degenera e il persecutore o stalker, che dir si voglia, diventa violento, l'investigatore privato può intervenire a difesa della vittima in estrema ratio. Questo assolutamente. Può farlo? Assolutamente. Cioè non deve aspettare che arrivi la polizia? No, perché in quel momento si sta comunque consumando un reato. Quindi l'investigatore interviene, chiama, blocca l'aggressore, chiama a supporto le forze dell'ordine. In quel caso sono guai seri per lo stalker perché c'è la flagranza di reato. Insomma, grazie Galluzzi. Ci deve essere un modo per tutelare donne come Daniela, che insomma, è stata costretta a vivere in un'altra città, vive adesso in una località segreta per non farsi trovare dall'uomo che la perseguita. Mi dice Giovanni Filippetto, uno dei nostri autori, che c'è una telefonata. Allora, sentiamo, buonasera, chi è in linea? Pronto? Pronto? Sì, signora, è in linea, può parlare, buonasera. Buonasera, io mi chiamo Rosalia, chiamo dalla Sardegna. Sì. Ascolti, guarda, prima sentivo come quello che diceva quello che è accanto a lei, il fatto di chiamare, cioè di registrare in modo di chiamare le forze dell'ordine. A me è successo che il mio stalker, il mio ex, vabbè, partiamo dall'inizio. Fatto sta che io ho avuto per 15 anni un matrimonio, se così si può dire, un matrimonio in cui mio marito ha usato violenza su di me. Dopo ho avuto un incidente domestico e sono diventata disabile. Dopo che sono diventata disabile, lui ha continuato a maltrattarmi. Il fatto sta che io ho denunciato e l'ho buttato fuori di casa. Dopo un po' di mesi lui ha iniziato a perseguitarmi, mi ha minacciato davanti ai carabinieri, quindi c'erano le prove proprio schiaccianti dove lui mi minacciava di morte, dove lui mi ha anche detto che davanti ai carabinieri, tanto io questa donna la uccido, e non è stato fatto niente. Ho fatto una ventina di denunce per stalking, sempre l'80% presenti i carabinieri. Un giorno sono andata in tribunale, ho voluto parlare con il pubblico ministero, è stato arrestato per un mese, poi me lo sono ritrovato fuori in giro, gli hanno dato gli 800 metri e faccia di vicino a casa, ferma anche la macchina davanti a casa mia, e non ho risolto niente. E non ha risolto niente. Ora è ancora in giro, siamo tre anni in processo, e non abbiamo risolto niente. Signora, la cosa non si è conclusa. È chiarissimo il suo pensiero e la ringrazio naturalmente della sua testimonianza. Avete visto, gentili telespettatori, quanto è esteso questo fenomeno e quanta gente quando cerca risposte non le trova. Il problema credo che non sia dei carabinieri o della polizia, il problema è il vuoto legislativo che si crea intorno a fenomeni come questi che non si possono combattere a sufficienza. No, Bertozzi, il problema è anche questo, il vuoto legislativo, no?
Anche se c'è da dire che una legge per fortuna c'è dal 2009 che ha introdotto questo reato. Secondo me il problema è che le denunce sono sottovalutate spesso, perché già c'è una difficoltà, abbiamo detto, della donna a denunciare, anche se adesso c'è il livello dell'ammonimento chiesto al questore, che magari può invogliare la donna appunto a chiedere questo intervento, che non è la denuncia penale vera e propria. Ma poi quando la donna si spinge a fare la denuncia penale, evidentemente c'è una sottovalutazione di questo tipo di denunce. Volevo solo aggiungere che, rispondendo all'avvocato, che si continua a ribadire non è un reato di genere, perché donne e uomini sono vittime allo stesso modo. Però, scusatemi, i numeri parlano d'altro, perché 113 donne morte sono la prova che se lo stalker è donna difficilmente si traduce in un omicidio, se lo stalker è uomo è facile che degeneri in una violenza. Quindi è vero che non è un reato di genere, però c'è una bella differenza. Posso rispondere? Non abbiamo 113 uomini morti. Brava. Avvocato Zermonia, però noi dobbiamo fare una differenza, dobbiamo fare una distinzione tra il reato di genere come il femminicidio, che è un omicidio, là c'è lo stalking che si è evoluto. È diventato soprattutto i femminicidi stalking, o quasi cominciano con uno stalking. Sì, esatto. Però là c'è una connessione, ma non è stalking. Lo stalking poi è un'altra cosa. Lo stalker non sempre è un omicida. Lo stalker può diventare un omicidio con il femminicidio, ma lo stalking è talmente esteso che se noi confondiamo stalker, la figura dello stalking con l'omicida, stiamo facendo un grandissimo errore. No. Certo, comunque sono due fenomeni da tenere separati, ma da monitorare entrambi. Se non comprendiamo questa distinzione, non risolveremo mai il problema dello stalking. Avete visto che è un tema su cui bisogna discutere e su cui certamente bisogna tornare. È una delle inchieste che Linea Gialla ha intenzione di seguire, amici telespettatori. Sono tanti i casi, sono tante le storie che arrivano ai nostri centralini, al nostro indirizzo di posta elettronica. Anche nelle prossime puntate cercheremo di approfondire questo fenomeno. Siamo in chiusura di questa puntata. Vi voglio ricordare la campagna nazionale di raccolta fondi del FAI, vedete il cartello Fondo Ambiente Italiano, che dura fino al 27 ottobre del 2013. Potete mandare un SMS da un euro al 45592 oppure donate 2,5 o 10 euro chiamando da rete fissa. So che Pino Aprile ci tiene a dare un messaggio, un abbraccio, ed è naturalmente una cosa a cui mi associo, alle tante vittime di Lampedusa e alla città di Lampedusa. Pino. No, soltanto perché occupandosi di cronaca, di fatti, cioè, con quello che è successo non possiamo ignorare, passare avanti senza dire niente. Soprattutto per sottolineare la sottovalutazione, ancora una volta, abbiamo visto oggi il Parlamento europeo che osservava un minuto di silenzio, l'aula era vuota. Allora c'è una proposta che con il direttore di oggi, Brindani, domani sarà sul numero di domani, ed è di creare a Lampedusa la Ellis Island del Mediterraneo. C'è un posto dove raccogliere la memoria, gli oggetti, i documenti di quelle decine di migliaia, 200.000 persone si calcola finora, che sono passate di lì, come è stato per i nostri emigrati. Io ho scoperto a 61 anni le tracce di mio nonno a Ellis Island, nel museo, non lo sapevo. I figli nati sui barconi domani cercheranno un posto dove cercare la memoria di chi li ha portati di qua, e saranno cittadini italiani, europei, tedeschi. Hai fatto bene a ricordarlo, grazie. Grazie a Pino Aprile, in qualche modo siamo tutti lampedusani. Ci fermiamo qui, amici telespettatori. Vi ricordo che il nostro centralino di Linea Gialla è ancora operativo, lo sarà per tutti i giorni della settimana. Potete chiamare il numero che vedete in sovraimpressione per segnalarci storie allo 0287317, oppure potete scrivere una mail a lineagialla@la7.it. È davvero tutto, prossimo appuntamento con Linea Gialla martedì prossimo alle 21:10 sulla 7. Grazie ancora per averci seguito e buonanotte.